tutto è conosciuto. A Piazza della Libertà è passato più di un secolo e siamo ancora qua. La domenica è sempre una festa in compagnia della mia città, a vivere un sogno ad occhi aperti che nessuno infrangerà. In mezzo a questa gente non fa paura niente, il cuore batte forte anche se finirà il fiato, non smetterò di cantare le voci coriche, anche gli angeli intoneranno da lassù, le bandiere alzate al vento dall'amore dipingeranno il cielo di blu. Sono pazzo, questa maglia per me è tutto, mi dà la forza e il coraggio, quando indosso io non indietreggio, insieme a lei attraverserò il mondo, conquistando la gloria, scriveremo la storia con il tuo scrivo sulla pelle, il tempo non cancellerà. Tra mille battaglie, le gioie e poi le dolci lacrime, il tempo è volato via, sei bella più che mai. Affronta sempre le tue sfide, più forte del destino sarai, non ti lasceremo sola mai, i nostri cuori accenderai, lo strato scoppia, la notte incanta, anche lei non deluderà. Sarà questo cielo blu che testimonierà questo immenso amore che non finirà. Nell'aria lascio, sono pazzo, questa maglia per me è tutto, mi dà la forza e il coraggio, quando la indosso io non indietreggio, insieme a lei attraverserò il mondo, conquistando la gloria, scriveremo la storia con un chiostro sulla pelle, il tempo non cancellerà. Perché la Lazio mi ha sentito addosso, è un brivido che attraversa il corpo, è tradizione, è vita. E il padre figlio si tramanderà. Della mia Lazio sono un pazzo, questa maglia per me è tutto, mi dà la forza e il coraggio, quando è nostro io non indietreggio, insieme a me attraverserò il mondo, conquistando la gloria, scriveremo la storia con il chiostro vivo sulla pelle, il tempo non cancellerà. Con inchiostro vivo sulla pelle, sarà per l'eternità. La mia Lazio per l'eternità. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Questa è la voce dei Laziali, canale YouTube, 7 ottobre 2019, Massimiliano Ferraresi in voce come ogni consueto lunedì. Allora, un saluto a tutti voi, siete già tantissimi,
quindi vado proprio di corsa. Mi piace, intanto saluto subito il grande Ottavio, Ottavio Gavini, che è l'autore di questa, di questo testo molto, molto bello, della Lazio sono pazzo, cantato poi egregiamente alla grande da Walter Mileto. Li saluto a tutte e due. Vado a salutare tantissimi amici. Allora, il primo saluto, saluto tutti gli amici laziali di Battipaglia, il gruppo di amici che ci seguono, seguono la Lazio, molto spesso vengono a Roma, so che stanno anche programmando qualche trasferta, insomma, diciamo, tra di loro, quindi vi mando un saluto all'amico Sergio e a tutti quanti, un caro abbraccio. Poi saluto a delle maglie, vedo che già siete collegati in tanti, Simona Picciotti, un bacio Simona, spero che papà stia meglio, poi magari mi manderai notizie, dai che si sistema tutto. Un saluto caro a Mariella, ciao Mariella. Paoletta, bacio anche a te, grande Paoletta, ieri siamo stati bene insieme in trasferta a Bologna, ci siamo visti, Paoletta con il suo gruppo dedicato a Giuliano Fiorini, vi mando un bacio, grandissima laziale, simbolo della lazialità, io dico, ragazzi, Paoletta, lazialissima puro sangue, romana, vive a Modena da tanti anni e quando può scende a Roma e quasi sempre in trasferta in tutto il nord Italia, le mando un grande abbraccio, un saluto a tutti, un saluto a Bruno che ci segue, a Bruno Preti che ci segue da San Paolo del Brasile, ciao Bruno, insomma vedo che siete tantissimi, faccio fatica, sto scorrendo la chat, un saluto anche chiaramente a tutta la mia redazione, a tutti i componenti di questo canale, quindi comincio a salutare, che già vedo collegati la redazione, Salvatore Testana e Massimo Morigi, un saluto a voi ragazzi. Buonasera a tutti. Allora aspettate che c'ho un piccolo problemino tecnico, vediamo un attimo che qui si è sganciato, così magari vi sentite meglio, come al solito alla grande, siamo partiti molto bene, ecco, vediamo un attimo, si era sganciato la cosa, ecco qua, si è al termine del, vediamo un attimo, sto cercando di ricollegare, ok, collegato, ecco, buonasera, allora provate un attimo. Buonasera boss, buonasera a tutti. Allora, non so che è successo, qua c'è, dopo la situazione, vediamo un attimo, aspettate qui, che è successo, è caduta la redazione, richiamatemi, messaggio di comunicazione, quindi eccola qua, mi richiamate ragazzi, mi richiamate, un piccolo problema tecnico qui con tutta la tecnologia, ragazzi, siamo partiti bene. Allora, vediamo un attimo, ecco, ci siamo? C'ho qualche problema, vediamo, vado a chiudere, c'è un qualche problema legato al... ecco, mi vedete? Mi sentite? Voi mi sentite? Sì, sicuramente mi sentite. Ci siete, ragazzi? Qualche problema, chiamate in attesa, qua è partito completamente tutto. Allora, facciamo una cosa, qua chiudo tutto, richiamatemi ancora, intanto che mi richiamano, intanto... Allora, vediamo un attimo. Abbiamo chiuso. Ci siete, ragazzi? Vediamo, ci facciamo un nuovo tentativo. Allora, ci siete? Mi sentite? Ok. Buonasera. C'ho un problema di Bluetooth che è andato praticamente con la cassa, è andato benissimo. Vediamo. Allora, vediamo un attimo che è risaltato tutto. Bella, questa è una... Vi chiamo io, ragazzi, vi sto chiamando io. Non puoi effettuare una chiamata, c'è già un'altra chiamata. Allora, chiamatemi voi, va benissimo. Massa, che partenza oggi, è fantastico. Sono partito forte come la Lazio ieri, alla grande a Bologna. Va bene, che spettacolo. Eccoli, vai, dai, vediamo un attimo che succede. Ci siamo? Ci dovremmo essere? Vediamo un po', ci siamo? Pronto? Ci siete, ragazzi? Chiamate in attesa. Perché chiamate in attesa? Chiamate in attesa. Vediamo, riprendiamola. Riprendi.
Riprendi. Ma no, ragazzi, allora comunicazione alla regia, fermi un attimo che vi chiamo io, eh. Mazza, questo è bellissimo, andremo a finire dentro qualche situazione. Chiudete tutto che vi chiamo io, ragazzi, vi chiamo io. Allora, bella, questa è una partenza, abbiamo perso parecchi minuti che volevo dedicare come al solito alla partita di ieri. Subito un primo commento. C'è qualche problema, ragazzi? Perché? Allora, non puoi effettuare una chiamata WhatsApp se sei già in un'altra chiamata. Dov'è che sto in un'altra chiamata? Allora, chiudiamo tutto. Richiamatemi voi. Ho chiuso tutto, eh? Mamma mia, mi sto innervosendo. Bene, allora, intanto che mi richiamano, cominciamo a fare subito due chiacchiere, anche perché ci abbiamo in apertura subito un ospite. Volevo fare un 10 minuti con voi, ma ho perso già del tempo per questo problema tecnico. Mi richiamate? Mi mandate qualche messaggio? C'è qualche problema, ragazzi, eh? Non riesco a capire cosa sta succedendo. Vabbè. Allora, dunque, la partita di ieri, allora 2-2. Cominciamo col dire una cosa: ero arrabbiatissimo, infuriato. Chi stava con me lo sa benissimo. E no, ragazzi, non va, ragazzi. Non va. Ecco, vediamo un po'. Ecco qua, vediamo. Ci siamo adesso. Vi vedo, non tocco più niente. Non lo so, c'è qualche problema particolare. Mi sentite? Attivati. Oh, finalmente, adesso sì, non so che è successo, io non ho toccato niente, o si era impallato il sistema, vi chiamavo, mi diceva altre chiamate sotto, un casino. Vabbè, non tocchiamo niente, pare che il problema si sia risolto. Allora, prima di andare a annunciare l'ospite, momentaneamente oggi cominceremo col primo ospite con la sezione Taekwondo, faremo una parte dedicata a loro. Volevo dire proprio due parole sul, e poi andiamo a ruota libera su Bologna-Lazio del 2-2. Allora, partita, io ieri ero infuriato, chi era con me, Giampiero, Paoletta, insomma altri amici. La Lazio ritengo che abbia perso due punti clamorosi, non solo per il calcio di rigore sbagliato a pochi minuti dalla fine, se non erro mancavano 4 minuti. Ma comunque era una partita che dovevamo tornare a Roma con 3 punti assolute. Purtroppo c'è stato questo pareggio. Sono stato l'unica cosa, tra virgolette, insomma, sempre con molto rammarico, ma sono stato contento almeno per Sinisa Mihajlovic. Quel saluto al settore ospiti che ci ha fatto almeno a me personalmente, mi immagino a tutti quanti, proprio è stato un momento importante, proprio toccante. Un brivido al cuore, quindi forza Sinisa, siamo veramente tutti quanti con te, siamo sicuri che vincerai questa battaglia. D'altronde Sinisa fa parte della nostra storia, è stato un guerriero, ha dato tutto per la Lazio, questo ci tenevo a dirlo. Altra cosa importante che ci tenevo a dire, un grande applauso al settore ospiti della Lazio, agli oltre 2.000-3.000, era gremito in ogni ordine di posto, tutti i biglietti sono stati venduti, veramente un applauso ai ragazzi della curva che hanno trainato questo settore ospiti. È stato veramente un tifo eccezionale, un tifo molto, molto a mio modo di vedere, molto importante, che invito alla squadra a riflettere su come bisogna lottare in campo, no? Ecco, prendete esempio da noi tifosi. La Lazio ieri, due parole, è andata un po', diciamo così, a luci alterne, i soliti problemi difensivi, prendiamo gol in fotocopia. Noto sempre che quando arrivano i cross tagliati dalle fasce a tagliare l'area di rigore, la Lazio soffre tantissimo. È una cosa che va avanti già da qualche anno e non riesco a capire. Sono sempre, i cross più difficili, però bisogna lavorare, ragazzi. Bisogna, insomma, un invito alla parte tecnica, lavorare molto su questo aspetto, perché
li soffriamo maledettamente, sia da destra che da sinistra. Basta rivedere le partite, rivedere le immagini, insomma, chi è che va allo stadio come il sottoscritto, sono proprio, diciamo così, situazioni che a occhio nudo si vedono tranquillamente. C'è qualche giocatore che gioca al di sotto in questo momento, probabilmente non è al migliore, nella migliore condizione fisica, mi riferisco per esempio a Leiva, mi riferisco per esempio a Lulic, e quindi questo un po' pesa, perché comunque sono giocatori importanti. Insomma, la Lazio ultimamente sta facendo fatica anche un po', secondo me, sulle fasce. Mi domando, Lazzari, anche se devo dire che Marusic sta migliorando, insomma, a livello comunque di gamba, è un giocatore, mi sembra che fisicamente e atleticamente sia a posto, però mi domando per esempio Lazzari perché non gioca. Questo è un quesito che io pongo là, così, sempre a livello costruttivo. Correa, ragazzi, i rigori li sbaglia chi non li tira. Ieri mi ero infuriato, ma è normale che l'adrenalina in corpo che uno c'ha durante la partita è talmente elevata che ho tirato giù di tutto, perché vedere sfumare una vittoria per un rigore sbagliato in quella maniera, tirato sì forte, insomma, sulla traversa, è veramente, mi brucia. Però chiaramente i rigori li sbaglia, vengono sbagliati da chi comunque li calcia, e quindi purtroppo è toccato a Correa. È andata così. Ciro Immobile, grande doppietta. Adesso qua c'è un quesito. Ieri abbiamo discusso sul pullman dell'amico Fabio Guaida, che saluto. Anzi, tra l'altro, faccio un appello, ragazzi: venite in trasferta, perché questi pullman che vengono organizzati sono molto per le famiglie. Vi assicuro che viene fatto questo discorso. Quindi invito tutti a partecipare in massa alle prossime trasferte. Si è respirata comunque una bella aria, tutti quanti insieme, quindi un saluto a Fabio e a tutto comunque il gruppo che organizza queste trasferte, quindi bravi. Io mi sto trovando bene, insomma, sono andato, normalmente tendo sempre a spostarmi in macchina, ma mi sono trovato bene sia a Ferrara sia a Bologna, insomma, sicuramente continueremo così. Quindi mando un saluto. Ci chiedevamo, dicevo, sul pullman, per quale motivo ci fosse stata, insomma, Inzaghi avesse optato per questa sostituzione di Ciro Immobile, che aveva fatto una doppietta, come toccava la palla no, era sempre pericoloso. Quindi anche qua apriremo un tema breve anche sul modo di vedere, di interpretare questa gestione delle sostituzioni. Chiaramente c'è stato così l'aspetto legato all'espulsione di Leiva che ha condizionato tutto, ma ci avremo tempo di parlare. Sono le 21:16. Massi, posso dire solo una cosa? Sì, sempre riguardo a quello che dicevi tu di Correa, oggi sì. È venuta fuori la voce e probabilmente la verità che la squadra, visto che Correa ha perso la nonna una settimana fa, avrebbe voluto dedicare un gol. Sì, e la squadra tutta, diciamo, e i rigoristi in particolare, quelli che erano rimasti in campo, hanno ceduto il pallone a lui per dedicargli questa rete, questo gol che purtroppo poi non è arrivato. Per cui c'è da apprezzare anche comunque al limite il gesto della squadra che ha ceduto appunto rigore a Correa. Sì, no, per carità, infatti, ragazzi, io, è chiaro, io ieri l'adrenalina, chi mi conosce, era a mille, quindi per carità, ha sbagliato e poteva sbagliare qualcun altro, quindi c'è il rammarico questi punti, però sicuramente è lodevole, ha perso la nonna, voleva dedicare un gol, purtroppo la palla ha preso la traversa, ha tirato una botta. Vabbè, ragazzi, purtroppo è andata, tanto è inutile. Quello, il rammarico è tanto, perché si continuano a perdere punti così, insomma. Io poi ci spieghiamo, come il post che ho fatto io ieri mentre in viaggio di ritorno, perché comunque a fine campionato rimaniamo sempre un po' fuori dai discorsi del calcio che conta, perché un punto qua, un punto di là, quindi alla fine succede sempre, alla fine pesano. Speriamo di recuperarli. Quindi, ma sì. Allora, diamo il benvenuto al nostro amico Carlo Cellucci, del direttore tecnico della sezione
e Taekwondo della SS Lazio. Buonasera, buonasera a Carlo Cellucci. Allora, per gli ascoltatori. Sì, allora, Carlo, per gli amici laziali, per tutti quelli che stanno seguendo questa trasmissione, Carlo Cellucci è il direttore tecnico della sezione Taekwondo. Quindi, allora, benvenuto Carlo tra noi. Quindi usciamo momentaneamente dal calcio per un attimo e per dedicarci. Parliamo di polisportiva, in questo caso della sezione Taekwondo. Intanto all'amico Carlo volevo ufficialmente scusarmi, perché è l'unica sezione che quel giorno abbiamo un pochino trascurato, quindi abbiamo cercato nel caos della giornata e dell'evento, quindi abbiamo però recuperato immediatamente con il tuo intervento in diretta. Quindi quello che dovevamo fare quel giorno lo facciamo ufficialmente oggi, quindi con un bel intervento, e ti ringrazio di questo. Allora Carlo, innanzitutto tu sei il direttore tecnico, ma sei anche il presidente, la prima domanda, così ci introduci anche in questa sezione della polisportiva. No, ciao, io sono il direttore tecnico, il presidente è Vesta Ghetti, quindi andiamo poi comunque della sezione. Ah, ok. E senti Carlo, se riesci a posizionarti un po' meglio, perché ogni tanto vai e vieni, non so se c'hai magari anche le cuffiette o un microfono, forse magari si sente meglio, se non ce l'hai non fa niente, continuiamo così. Allora Carlo, guarda, provo a vedere. Ok. Senti Carlo, la prima domanda che ti faccio è questa. Allora, io mi sono un po' documentato, tu sai che noi ci affacciamo a queste sezioni. Intanto, questa è un'arte marziale coreana. Che cosa significa Taekwondo intanto? Questa per spiegarla ai nostri amici. Carlo? Ragazzi, non è posizionato bene oggi. Ecco, Carlo, ci sei? Sì, ci sono. Ecco, sì, scusate, perché sto in palestra e qui non ecco, bene. Ragazzi, direttamente dalla palestra, direttamente dalla palestra. Quindi in pieno allenamento? In pieno allenamento, Carlo? Pronto? Carlo, ci sei? Io sì, ci sono, solo che fai bene a insegnare, mannaggia. Perché probabilmente stai posizionato in un punto dove non c'è una connessione buona, immagino. Sì, sì, ecco, credo di sì. Adesso ti sento bene, magari fermati così che adesso ti sento bene. Ti dicevo, ci spieghi quest'arte marziale, okay. Intanto Taekwondo che cosa significa? Va bene anche così, adesso ti sento bene, al di là delle cuffiette. Vai. Perfetto. Allora, Taekwondo, tradotto letteralmente dal coreano, significa arte di tirare calci e pugni in volo. Come vi ho già detto a precedente intervista, è un'antica arte marziale, è una moderna disciplina olimpica e niente, questo. Ah, bene. Vedevo arte di tirare calci e pugni, sì. Perfetto, vedo che è una sezione della polisportiva neonata da poco, nel luglio del 2018, che però ha conquistato già molte medaglie, parliamo di 27 medaglie d'oro, 47 d'argento e 46 di bronzo. È tutto vero, è corretto oppure ho sbagliato qualcosa, Carlo? Sì, guai, è tutto corretto, sì sì. Noi abbiamo iniziato l'anno scorso appunto a gareggiare con della Lazio e abbiamo fatto subito la prima gara a Fondi, al campionato regionale del Lazio, e niente, da lì insomma abbiamo iniziato a fare diverse gare, però in totale a fine stagione abbiamo totalizzato le 27 medaglie d'oro, e 46 d'argento e 46 di bronzo. Noi praticamente gareggiamo con atleti che vanno dai 6 anni fino ai, insomma, fino ai 18-20, adesso ce l'ho in palestra. Quindi portiamo in gara tutte le categorie, siamo una delle società sportive che porta più atleti in gara, siamo sempre con 30-35 ragazzi. Senti, Carlo, è un bel impegno, però è anche. Vai. Sì, mi senti? Sì, ti sento, vai, continua. Sì. Continua.
un impegno, però anche una grande soddisfazione, insomma. Poi il fatto di gareggiare per i colori della Lazio, i miei sono super entusiasti. Anche chi non tifa Lazio calcio, nel senso, noi abbiamo ragazzini della Roma, della Juve, dell'Inter, del Milan, certo, della Dinamo Bucarest, però quando entrano sul quadrato si sentono veramente spinti da qualcosa di più. Di speciale, questo è sempre quell'aquila sul petto, no? Che sta, no? Nel vostro kimono, insomma, comunque nelle vostre divise sociali, sicuramente. Volevo chiederti, Carlo, quanti ragazzi avete, quante persone la Lazio, la vostra sezione, diciamo, sono presenti nella vostra sezione? Attualmente, con le iscrizioni, diciamo, della nuova stagione, siamo circa 70 atleti. 70 atleti? 70 atleti. Diciamo, abbiamo fatto un bel lavoro, ma anche prima, insomma, diciamo, la mia società era una società che comunque ha sempre lavorato per crescere, e poi adesso che siamo riusciti a entrare dentro alla polisportiva, è ancora di più, insomma, la vedo crescere. Che bellissimo. È un grande lavoro, soprattutto con i bambini piccoli, però è il bello è proprio questo, cioè lavorare con i piccoli. Io quando ho iniziato 4 anni fa, avevo 4 allievi in palestra, adesso ce ne ho 70 agonisti, quindi insomma è una bella soddisfazione. Allora, poi nella nostra società, dimmi. No, vai termina il concetto, scusami, pensavo che avessi terminato e volevo passare la palla a Salvatore e a Massimo Morigi, che sono con me qui in redazione. Vai a parlare. Quello che mi piace sottolineare è che noi abbiamo, indipendentemente comunque dalla Lazio, cioè abbiamo iniziato già a lavorare con una mentalità molto agonista. Cioè, per fare questo, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo introdotto la nostra società, per evitare errori, altre figure. Noi abbiamo un medico nutrizionista che, diciamo, noi ci appoggiamo al nostro medico nutrizionista di fiducia, un dietologo, e ai ragazzi li facciamo seguire per una corretta alimentazione, non per le diete, perché i bambini in fase di sviluppo non si danno le diete, si dà una corretta alimentazione, diciamo un'educazione alimentare, e questo è molto importante perché le nostre gare si svolgono soprattutto con categorie di peso, quindi bisogna lavorare anche su questo. E insegnare ai bambini, ai ragazzi, che una corretta alimentazione fa sì che quando diventano grandi, per perdere peso non fanno stupidaggini che potrebbero essere pericolose per la salute. Poi abbiamo con noi la dottoressa Daniela Olivieri, che è lo psicologo dello sport della nazionale di scherma under 15, mi sembra, di altre due società di scherma importanti, e lavoriamo sull'approccio psicologico al combattimento, perché comunque i nostri ragazzi non giocano, vanno sui campi per combattere, e non è, insomma, bisogna prepararli in tutti, insomma, sotto tutti i punti di vista. Quindi abbiamo poi il preparatore atletico, che è dell'Atletica Velletri, un'altra società di atletica, ci siamo uniti con loro per quello che riguarda la preparazione atletica, quindi i ragazzi fanno anche lavoro di preparazione atletica. E poi la preparazione tecnica, ci sono io e altri 4 allenatori. E questo, diciamo, è la nostra base, e lavoriamo in questo modo qua. Vai, Massimo. Ok, faccio io una domanda. Sì, grazie. Faccio io una domanda a Carlo, che intanto saluto e ringrazio per la sua partecipazione. A parte una prima considerazione, che sulla chat fanno tutti i complimenti sia alla tua sezione che a tutta la polisportiva, perché comunque sia non sapevano di quanto fosse attiva. Intanto che non si fanno conoscere certe cose, purtroppo la gente non conosce, e si complimenta appunto con la polisportiva per la sua attività e per l'impegno che mette, specie con i giovani. Ma c'è una domanda di Giancarlo Serafino, un nostro amico della redazione, che ci chiede se durante un combattimento a livello ufficiale, perché in allenamento non credo ci siano, ma a livello ufficiale esistono, come nel calcio, come in altri sport, una sorta di cartellino giallo-rosso, e poi mi chiede
cioè come ci si spiega se ci sono dei segnali o una mimica particolare per dire un fallo piuttosto che un altro? Allora, stiamo parlando di ammonizioni. Sì, ammonizioni ed eventuali espulsioni, non so se esistono i rossi, appunto era una curiosità che veniva dalla chat. Diciamo che con una somma di 10 ammonizioni perdi l'incontro. Allora, le ammonizioni possono, per esempio, l'atleta non può uscire dal quadrato, dal campo di gara, quindi se esce dal campo di gara viene ammonito e non può colpire con i pugni al di sopra della corazza, cioè quindi il viso non si può colpire. Non si può calciare sotto la cintura, sono tutti diciamo dei regolamenti che l'arbitro nel momento in cui avviene diciamo questa azione dà l'ammonizione. Con 10 ammonizioni perdi l'incontro. Nell'eventualità ci sia una scorrettezza palese può decretare direttamente la vittoria dell'atleta. Ma anche il coach, diciamo l'allenatore, se l'allenatore c'è un comportamento tipo, che ne so, ieri in una partita di Serie A, cioè un atteggiamento un po' troppo esasperato contro l'arbitro, perde subito l'incontro l'atleta. Anche sugli spalti, se c'è un tifo troppo contro il nostro avversario, se volano parole pesanti, l'arbitro può fermare l'incontro e ammonire l'atleta. Cioè, quindi è uno sport da combattimento, ma è pur sempre un'arte marziale con delle regole ferree. Quindi il rispetto dell'avversario è fondamentale e il rischio di perdere un incontro per la scorrettezza è c'è. Senti, ok, grazie. Salvo, vai. Ciao Carlo, due domande. Sì. Una, nell'intervista che ci hai rilasciato prima, praticamente dicevi che il taekwondo è praticamente uno degli sport con più praticanti nel mondo, sì, se ricordo bene 70 milioni, sì, sì, o qualcosa del genere. È una delle arti marziali. Dimmi. E per semplificare Mario, il discorso che stavi facendo prima nei combattimenti, dicevi anche che praticamente, da ignoranti dico a modo di scherma mi pare, che sì, c'è tipo una corazza, un caschetto blu e rosso, che chi segue gli incontri, naturalmente tutti collegati, quindi un colpo valido si accende la lucetta, tipo proprio la scherma, sì, sbaglio. Sì, diciamo, allora, non è il sistema è lo stesso, cioè un sistema tramite connessione Bluetooth, quindi le corazze che sono le nostre protezioni, no? Allora, l'atleta per combattere deve entrare in campo con il caschetto, la corazza, il parabraccio, paratibia, conchiglia e il parapiedi. Nei parapiedi ci sono inseriti dei sensori elettronici nei piedi. Che cosa succede? Nel momento in cui viene il contatto con la giusta forza, con la giusta precisione sulla corazza, automaticamente viene assegnato il punteggio sullo schermo in maniera diciamo soggettiva, cioè oggettiva. Invece se a questa azione viene unita una rotazione, vengono aggiunti dei punti, un punteggio in più, due punti in più. Ma c'è un punteggio, cioè qual è il punteggio per arrivare alla vittoria? Sapete quello che dipende dalle gare, comunque un punto sopra l'avversario, basta. Non esiste il pareggio, perché nel momento in cui c'è un punteggio, credo 5-10, dei numeri a caso, oppure come nella scherma, perché magari seguo un pochettino di più, cioè sono più a conoscenza, 44-45, cioè c'è qualcosa del genere oppure. Come funziona la vittoria? Quanto di punti deve avere la persona? Ovviamente, allora, l'attacco di pugno vale un punto e questo l'attacco di pugno lo assegna l'arbitro. Quindi deve essere un attacco che quando viene portato l'avversario accusa il colpo. Il pugno può essere dato solamente non sul volto, quindi solo sul corpetto dell'avversario, quindi nel tronco, per capirti. Poi il calcio diretto sulla corazza vale 2 punti. Il calcio girato vale 4 punti, il calcio al viso, al caschetto vale 3 punti e poi c'è l'aggiunta appunto della rotazione, come il calcio tirato sulla corazza. Ma sono tipo, ti faccio domande ignorante, quindi da neofita che si avvicina allo sport, ma ci sono tipo round che vanno al tempo? Giusto? Ci sono tre?
Sì, allora, per quanto riguarda i bambini sono 3 round da 1 minuto e poi a salire fino a 1 minuto e mezzo per le categorie più alte e okay, poi fino a 2 minuti per insomma, i professionisti, insomma, per gli atleti senior. Ok, in questo caso tipo pugilato, arriviamo alla fine dell'incontro, poi col punteggio c'è la vittoria, si decreta il vincitore. Esatto. La vittoria può venire o per appunto per maggior punto di numeri, maggior punto di insomma di punti ottenuti, oppure per KO, oppure per comunque per scorrettezze con la somma di ammonizioni e lo decreta l'arbitro. A livello nazionale abbiamo qualche atleta che fa parte della nostra polisportiva che ha i vertici? Allora, attualmente no, allora attualmente no, è il sogno diciamo nostro, è quello di poter portare un atleta della Lazio in nazionale. Il lavoro lo stiamo facendo e la nostra speranza è quella di insomma di poter avere atleti che vestano azzurro con l'aquila comunque sul petto. E per quanto riguarda invece la squadra regionale, stiamo facendo, alcuni dei miei ragazzi stanno facendo le selezioni per poter entrare in squadra regionale, che è, diciamo, a fine stagione viene fatta tipo la Coppa Italia, per capirsi, si chiama Olympic Dream Cup, dove ci sono tutte le formazioni dei migliori atleti per ogni regione e si sfidano, comunque fanno questo torneo per vedere insomma chi è che vince la Coppa Italia. Diciamo che sono 4 anni di fila che la vince il Lazio, quindi questa è una cosa buona. Nell'acqua stiamo lavorando bene e l'anno scorso sono già 2 anni che facciamo al Foro Italico a Roma all'Olympic Dream Cup in occasione del Grand Prix, che è una gara di qualificazione alle Olimpiadi, e la nostra federazione, la FITA, ha organizzato qui a Roma la Coppa Italia. Insomma, a Roma è stata veramente una cosa bellissima, perché gareggiare al Foro Italico e al Nicola Pietrangeli coperto veramente qualcosa di meraviglioso. Senti Carlo, ti volevo... Però noi stiamo lavorando... Ti volevo chiedere una cosa, prima poi tanto sicuramente approfondiremo anche più avanti, ci risentiremo, magari porteremo in voce anche qualche atleta. Ti volevo chiedere dov'è che vi trovate, anche perché così per dare delle informazioni a tutti quei ragazzi, alle famiglie che magari in qualche maniera vogliono avvicinare a questo sport i propri figli. Esatto, allora, noi adesso attualmente la nostra sede principale è a Lariano, in provincia di Roma, presso il centro sportivo Millennium. Però abbiamo a Roma, dove diciamo ci stiamo appoggiando per eventualmente avere un piccolo vivaio, quindi se qualcuno di Roma vuole fare taekwondo e non vuole venire fino qui ai Castelli, può contattare la nostra pagina Facebook Società Sportiva Lazio Taekwondo e gli diremo qual è la palestra più vicina per le sue esigenze. Bene. Allora Carlo, io ti ringrazio, perché adesso siamo andati un po' lunghi con la scaletta, abbiamo avuto qualche problema tecnico iniziale, ma torneremo a sentirci, questa è una promessa, a breve magari, ripeto, porterai, se riuscirai a portare anche qualche atleta, ci fa piacere, magari qualche atleta che ha preso queste medaglie, queste ricordo, 27 medaglie d'oro, 47 d'argento e 46 di bronzo, più qualche vittoria di qualche campionato, mi pare di capire, quindi poi insomma dobbiamo approfondire questa sezione. E ti ringrazio, pronto? Ecco ragazzi, qui è caduto, quindi ringrazio comunque Carlo Celletti, è saltato tutto, allora... alla redazione, se gentilmente mi richiamate, ragazzi, qui andiamo un attimo, è saltato tutto, ragazzi. Non so che cosa sta succedendo oggi, ci sono enormi problemi tecnici. Quindi, allora, vediamo un attimo. Ecco qua, molto bene. Chiudo tutto, mi richiamate, stesso problema di prima. Io non so, c'è qualche problema tecnico, allora
Adesso ringrazio, mi dispiace, poi tra l'altro è caduta la linea, vediamo se riusciamo in qualche maniera. Mi richiamate a un messaggio alla redazione, ecco che mi stanno ricontattando. Eccoci qua, vediamo un po' se... Eccolo, Massimo Morigi e Salvatore Tessana. Ragazzi, che sta succedendo? Vedo che ci sono problemi tecnici, siete spariti tutti quanti contemporaneamente. Probabilmente ci sono problemi di linea. Ho capito. Stasera. Ho capito, c'è qualche cosa veramente che non sta andando per il verso giusto. Mi dispiace perché Carlo... Carlo Cellucci, insomma, è caduto improvvisamente, probabilmente non era messo nella maniera. Vogliamo salutarlo oppure riusciamo un altro, proviamo per un saluto al volo, cosa, oppure passiamo al nostro prova un secondo, perché non mi piace mai chiudere un intervento così, ve lo dico subito, insomma, anche perché è stato gentilissimo, disponibile, quindi dobbiamo approfondire anche questa splendida realtà, una bella realtà quella del Tagendo, ragazzi. Vediamo un attimo, anche per salutare Carlo personalmente e ringraziarlo della sua partecipazione qui alla Voce dei Laziali, perché ripeto, la Lazio... Carlo, scusati, ma è caduta la linea di nuovo, volevo salutarti in diretta, ringraziarti. Grazie a voi. Grazie. Ci sentiamo prossimamente, tanto stiamo preparando la prima gara della stagione che si farà l'anno... il 9 e il 10 novembre al campionato regionale d'Abruzzo, e speriamo di darvi qualche bella notizia anche da lì. D'accordo. Magari se ci mandi delle informazioni e qualcosa possiamo anche pubblicarle sui nostri social, Carlo? Assolutamente, cioè volentieri. D'accordo. È quello che vuoi, il nostro sport, più visibilità e più siamo contenti, insomma. E noi cerchiamo di fare questo, Carlo, con tutta la polisportiva, cerchiamo proprio questo, di dare visibilità alla polisportiva. È un impegno che ci siamo presi e che stiamo cercando di portare avanti con i mezzi che abbiamo, ma cerchiamo con tutto il cuore possibile. Quindi sicuramente in noi troverai un alleato per propagandare tutto ciò che devi pubblicizzare per quanto riguarda la tua disciplina. D'accordo, un abbraccio, grazie Carlo, ci sentiamo presto, benvenuto comunque tra noi, grazie di tutto. E io vi ringrazio. A presto, ciao Carlo, grazie, ciao, Carlo. Buona serata. Ciao Carlo, buona grazie. Serata. Ok, grazie a Carlo, ok, Carlo chiudi con... Ok, perfetto, vediamo se... No, c'è... No. Devi chiudere Carlo con il tasto, chiudere la videochiamata, con il tasto rosso. Cioè, chiudi con il tasto. Allora, ho chiuso io, ragazzi, non si riusciva a chiudere. Questa sera è un disastro. Chiedo scusa per questi problemi tecnici, d'altronde quando c'è di mezzo la rete, invito la redazione a richiamare, anche perché dobbiamo correre, che siamo in pauroso ritardo, perché ci abbiamo adesso, torniamo a parlare della sezione del calcio, eccoli qua che mi stanno richiamando. Ci siete, ragazzi? Ok, perfetto. Eccoci, Marchi, per il prossimo ospite devi chiamare tu. Assolutamente, certo che sì, e lo sto facendo, perché adesso entriamo proprio nel dettaglio della partita, Bologna-Lazio 2-2, e lo voglio fare con un ospite importante, vediamo un attimo, lo sto chiamando, eccolo qua che arriva, con noi alla Voce dei Laziali, Pietro Ghedin. Ciao Pietro! Buonasera. Ciao Pietro, come stai innanzitutto? Ci eravamo lasciati, no, alla splendida giornata della settimana europea dello sport, ci siamo conosciuti, è un piacere averti con noi, come stai innanzitutto? Tutto bene, grazie, per adesso tutto bene. Bene. Allora ragazzi, Pietro Ghedin, insomma, 10 anni di Lazio si può dire, Pietro? Quanto sei stato? Ma più o meno sì. Io so che... Diciamo 7-8. Sì, dal 74 all'81, dico bene? No, 74-80, poi sono andato a Pescara, poi sono tornato 2 anni ancora. Beh. Sì, fino all'82 sono stato alla Lazio, sì. Comunque. 90 presenze, Pietro, non sono pochi con la nostra maglia, Sì, infatti anche di più sono, perché poi la Coppa Italia, le coppe UEFA, tutte queste cose qua,
sono parecchie, sì, hai ragione. Grazie. Non sono poche. Grande Piero, senti la prima. Solo un secondo, io ne approfitto, saluto di nuovo Pietro Ghedin, lascio il posto ad un altro amico, al nostro altro redattore. Grazie della serata a tutti quanti. Ciao, grazie Pietro. Ciao, grazie a voi. Ciao a tutti. Ciao Max. Ciao. Adesso entrerà con noi Massimiliano Vienna che chiamerà Salvatore. Senti Pietro, io ti voglio fare subito una domanda, prima che ci addentriamo e parliamo della Lazio attuale, no? Io ti voglio fare una domanda: quanta Lazio ti è rimasta nel cuore in questi anni di tua militanza con l'Aquila sul petto? Questa è una domanda importante. Sono tutta, diciamo che è esperienza straordinaria, che dobbiamo dire? Stata bellissima, nonostante le battute d'arresto, abbiamo fatto 3 anni, 4 anni buoni, 4 anni così, ma insomma le difficoltà stanno da tutte le parti. Poi è coinciso con avvenimenti tragici, con la morte di Cecconi, la morte di Mestrella, la morte del Zio, cioè, tante situazioni che hanno creato disagio, l'allontanamento di Chinaglia che è andato in America, tante cose che ha creato scompiglio, ma insomma la Lazio è sempre rimasta a galla, siamo stati abbastanza bravi, dai. Ma che Lazio era, no? Qualche aneddoto, che Lazio era quella? Lazio, quella di Maestrelli, quella Lazio vostra, una squadra, no? Sì, ma le storie sono tante, una Lazio molto, era una Lazio un po' agitata, bella ma agitata, in campo eravamo tutti guerrieri, fuori un po' agitati, dipende dai momenti, ma le cronache parlano molto chiaro, la Lazio era una Lazio orgogliosa, una Lazio piena di iniziative, una Lazio coraggiosa, è una bella Lazio, non ci possiamo lamentare, una bella Lazio. Certo. Senti Pietro, allora Pietro, posso fare, scusa, ma sì, voglio una domanda, perché oggi il 7 ottobre praticamente era il compleanno del maestro, dato che Pietro ha avuto come allenatore il maestro, ci puoi raccontare anche per quelli più giovani che uomo era il maestro? Sì, è stato è facile parlare adesso, no? Dire che è bravo, è un grande psicologo, una persona che sapeva di calcio, una persona molto, molto umana, molto pronta a discutere ogni problematica che il giocatore poteva avere, no? Era socievole, integrava molto, non c'erano persone che non gli volevano bene, era un uomo, un grande personaggio, un grande carisma, non solo carismatico, era anche persuasivo, una persona che si faceva capire facile anche solamente guardando negli occhi, ecco. Era un grande uomo, che dobbiamo dire, si sa, la storia parla chiaro, ha fatto molto bene, poi la disgrazia che ha avuto quel problema, che ha dovuto, che la vita non gli è stata più cara, quindi è finito tutto lì, ma insomma quei pochi anni che l'ho avuto, devo dire, è stata un'esperienza straordinaria con lui. Certo, mi hai rubato la domanda, bravo Salvatore, era importante questa. Allora Pietro, io sulla Lazio, su quelle Lazio là, insomma, ci sarebbe da dire tanto, insomma, troppo. A parte il maestro, che chiaramente Maestrelli è stato un papà, insomma, per tutti, degli altri allenatori che tu hai avuto, ce n'è uno che ti è rimasto, diciamo così, nel cuore, ma più che nel cuore, nella mente, per magari i suoi motivi, per qualche motivo particolare, insomma, che ti ha impressionato, anche perché poi anche tu ricordo a tutti che Pietro comunque è un tecnico, è un allenatore, tra l'altro, insomma, ci ha avuto anche qualche esperienza all'estero. Io ho avuto grandissimi allenatori, primo non presunto Maestrelli, che è stato gli anni straordinari, poi ho avuto Lido, ho avuto Rocco, addirittura ho avuto Giagnoni, ho avuto Angelillo, Vinicio è stato con noi 2 anni, è stato anche per me, è stata una persona molto importante, ma tanti, poi andiamo a finire a Riccomini, addirittura in Serie B con il Zalatito ieri, ma tutti uomini che di calcio sapevano molto, ecco, erano molto bravi, chi più chi meno aveva modi diversi, no, di comportarsi, ma tutti grandi personaggi, grandi persone che tutti che hanno dato un qualcosa nel calcio italiano sicuramente. Non voglio fare una classifica, non è corretto, diciamo che erano tutti molto molto bravi, perché se stavi in Serie A qualcosa valevi, sicuro. In quegli anni che tu hai giocato con l'Aquila sul petto, c'è un giocatore che ti è rimasto
impresso, cioè un giocatore particolare che diciamo così, proprio da come compagno di squadra, insomma, che ti ha dato, insomma, anche qua non servono classifiche, però era per guarda, capire. No, guarda, quella Lazio lì era inimitabile, non si può dire. Io parlo del mio periodo, è evidente, poi ci sono altri periodi, ma quello è stato. Sì, non parlo solo dello, diciamo, della Lazio scudettata, ma anche negli altri anni dove tu sei stato, insomma, se c'era qualche giocatore particolare. Sì. No, io la Lazio è stata il massimo livello in cui ho toccato io. È chiaro, no, nella Fiorentina c'era Antonioni, che era già a un livello molto alto. Ma c'erano tanti giocatori. La Lazio poi, chi ne ha gli avvicinatori per eccellenza? Tanti, no, ripeto, chi giocava a quei livelli lì erano tutti calciatori. Poi se hai la fortuna di toccare squadre importanti, ne trovi ancora di più forti, perché questa è la classifica. Quando giochi a livelli alti diventi forte che tu, anche più forte di quello che sei. Quando hai spirito agonistico, spirito di battaglia, spirito di gruppo, no? Senso corporativo di poter fare le cose in tutti insieme, beh, è molto bello queste cose qua, non vivi da solo, no? Vivi nel gruppo, quindi quando hai grandi campioni davanti tutto diventa molto più facile. Che belle parole. Allora, è con noi Massimiliano Vienna, un altro componente della redazione. Ciao Max e benvenuto, so che ci tieni anche perché tu come me hai vissuto il periodo di Pietro, e quindi ti passo la palla per qualche curiosità prima che poi ci addentriamo nella Lazio attuale, perché poi qui chiamerò Pietro a livello tecnico per capire un po' la Lazio di oggi, no? A livello tecnico come squadra, la squadra di Inzaghi. Vai Massi. Allora, innanzitutto un buonasera e un grazie per questa bellissima conversazione. La mia domanda è molto semplice. Lei ha passato tutto il momento più tragico della Lazio, cioè tutti il momento degli anni delle disgrazie, quindi come sfortuna e come sfortuna di avere grandi allenatori. Li ha appena citati. Una cosa proprio per noi che abbiamo passato i 50, che abbiamo cominciato i capelli bianchi. Allora, personaggi come Giannoni, Lidl, Riccomini, Maestrelli, la differenza tra di loro, perché comunque Rocco, perché comunque non erano tutti uguali, erano completamente diversi secondo me. Io ho avuto anche Di Bella, il mago del sud, cioè persone diverse, estemporanee, veramente di livelli bellissimo, cioè esperienze meravigliose, cioè non si possono raccontare, è difficile. Giannoni col colbacco, ognuno aveva le sue, lì dorme con le sue scaravanzie, sì. La svedese. Ecco, sì. E soprattutto anche Pesavola, poi anche Pesavola ha avuto la pure il Pesavola. Bruno Pesavola, ragazzi, Pugliese. Bruno Pesavola. E Pugliese pure Pugliese, no? Oronzo Pugliese, ragazzi, storico Oronzo Pugliese. Ricordiamo ai giovani che Oronzo Pugliese si è ispirato a Rino Baffi per il suo allenatore del pallone, no. Giusto per dirne una. Comunque, quanto sono stati importanti per la sua carriera da allenatore? Ricordiamo agli altri, a tutti i nostri che ci ascolta, che lei è stato allenatore di nazionale. Sì, ho fatto, diciamo, 25 anni in federazione, di cui responsabile dell'anno 18, dei giochi mediterranei, ho fatto il vice dell'anno 21, 3 mondiali, 3 europei, 2 olimpiadi. Cosa ho fatto? Dai, esperienze molto alte con Doff, con Cesare Maldini e con Trapattoni, poi con Marco Tardelli. Insomma, abbiamo passato di momenti belli, anche brutti per la verità. Insomma, quando parlo anche con me, sono anche comunque tecnico della nazionale femminile, oggi anche, tornato di Vuora. 7 anni, sono l'allenatore che ha più cap, come si dice in inglese, no? Che è più presente adesso. Ricordiamo che con la nazionale femminile è arrivata anche ai quarti del europeo, stato fuori purtroppo da Germania. Abbiamo perso uno spareggio poi con l'America, che era prima al mondo, spareggio per andare a fare il mondiale, no? Abbiamo perso con l'America noi, Non è che abbiamo perso, perché l'America aveva perso il momento lì col Canada, e dovevamo incontrarci col CONCACAF. E CONCACAF c'era Canada e America, e il Canada aveva vinto, e l'America era prima al mondo, l'America prima al mondo. E abbiamo perso lo spareggio a Chicago 1-0 e 1-0 a Padova, sì. Quindi non è che abbiamo giocato contro una squadretta di piste fighe, no? la prima squadra del mondo, abbiamo perso con loro, e quindi abbiamo perso anche il mondiale, però non rinnego niente, è stata un'esperienza straordinaria, bellissima, grandissime prestazioni e tutto bene, diciamo, tutto bene, è mancato solo questa qualificazione mondiale, ma
hai perso contro una signora squadra, ecco, la numero uno al mondo. E poi se non ero dietro, scusa, se non ero, sei stato anche uno dei primi ad allenare fuori dall'Italia con Malta, uno dei primi tecnici italiani ad andare all'estero. Beh, ho fatto 10 anni in Malta, non pochi. Non pochi. Pensa che il mio sostituto dopo 3 mesi l'hanno cacciato via. Io ho fatto 10 anni. Malta è un paese bellissimo, ragazzi, vi invito anche ad andare. Io ho fatto dal 92-95, è stata un'esperienza, ero giovane, avevo 38 anni, 39, è stata entusiasmante, andai lì per caso, ecco, mi spinse la federazione per dare una mano, dare 6 mesi, dove sta 6 mesi, invece è stato 4 anni, e poi mi hanno offerto la prima squadra, come fai a rifiutarla, quindi tutto bene. E poi tornai in Italia e cominciai l'esperienza con Cesare Martini all'Olimpiade di Atlanta e lì andai crescendo. E poi, finito quella, mi è toccato le donne, è stata anche lì, è stata una cosa molto bella, devo dire, molto professionali sono queste ragazze. E poi, finita l'esperienza, è arrivata a Malta un'altra volta, dopo 20 anni, 25 anni è arrivata a Malta, ma richiamato, poi non so come è nata questa storia, insomma, vuol dire che qualcosa di buono avrò fatto. E mi hanno chiamato, ho fatto altri 6 anni, quindi devo dire, sono molto orgoglioso della mia vita. E adesso sono qui e parlo con voi. E ti ricordano anche molto bene, perché io a Malta ci sono stato quest'estate, ho parlato con più di qualche persona, con qualche maltese, e ti ricordano molto bene, Pietro. Senti, entriamo un po' nell'ambito della Lazio attuale, proprio a livello proprio tecnico, la squadra. Questa squadra come la vedi? Ti convince? Cosa pensi di questa squadra? Sai? Per me è molto forte, è una squadra che ha individualità molto forti, molto sì. Posso risolvere le partite, adesso vediamo il caso di Immobile, sta giocando benissimo, Immobile si sa è un grande giocatore, Correa mi piace da morire, mi piace Milinkovic, Giulio Alberto, ma sono tutti giocatori di livelli molto forti, anche la difesa. A me, devo dire, sono stato molto, molto felice di vedere la Lazio competitiva, anche l'altro peccato che ha perso per poco la posizione della Champions, sta facendo molto bene, che devi dire? Ogni tanto c'ha questi sbalzi di umore che perdono partite stupide, ma comunque quando sta bene è una squadra che veramente può fare tanto. Ecco, io la penso... Pietro, io la penso come te, loro, chi è che mi segue, insomma, ormai la penso esattamente come te, però voglio andare un pochino oltre, no? Cioè, ti volevo chiedere, hai detto te, questi sbalzi di umore, ma da che cosa dipendono questi sbalzi di umore? Forse, non lo so, dipende, forse va in campo troppo sereno, ma in campo troppo... Puoi pensare che la partita può essere facile, invece non è così. Difatti noi perdiamo sempre con le squadre più scarse, con le squadre forti giochiamo veramente da grande squadra, però succede, forse siamo anche giovani, la squadra è anche giovane, intanto c'è qualche ragazzo un po' giovane, esperienza ce n'è tanta, ma non basta, ci vuole tanto di più, perché si può fare molto di più, però che possiamo dire, la Lazio è sempre una squadra molto di livello. Fino adesso io sono qui a casa da 2 anni, ho sempre visto giocare bene, qualche partita sciocca così che abbiamo perso, insomma, però la squadra si è comportata bene. Non bisogna dire nient'altro che bene di questa squadra, quindi speriamo che ci sia un domani un futuro migliore ancora, cioè andare in Champions, lottare in Champions, sarebbe un sogno di tutti, no? E che manca, speriamo, secondo te, Pietro? Pietro, che cosa manca secondo te? Ci vuole anche, che manca? Manca, non lo so, forse a volte un po' di fortuna, a volte qualche giocatore in più, di livello, ma insomma, però la squadra offre 22-25 giocatori di livello molto alto, forse qualcosina in più, non lo so, è un discorso che va fatto con la presidenza, non certo con me. Io da sportivo e da amante della Lazio devo dire che mi piacerebbe sempre vedere la squadra che vince, prima cosa, seconda avere dei giocatori sempre più forti, ogni anno prendi uno e compri un altro. Però non è facile, capisco, non è facile prendere, ci vuole molti soldi, ci vuole un budget molto alto, non è facile. Vediamo la Juve che sta facendo, ha speso milioni su milioni, e l'Inter sta ancora recriminando Conte, sempre che dice mi manca ancora 5-6 giocatori, cioè, dove hai speso molti soldi. Cioè, non sei mai contento, la verità è questa,
pretende sempre di più, però quello che sta facendo la Lazio sta facendo bene, quindi bisogna dirgli, ecco, andiamo avanti così, la strada è buona. Senti, prima di passare la palla a Salvatore e a Massimo, che poi ti faranno un po' di domande, te ne voglio fare un'altra che ci tengo a fartela personalmente. Ecco, proviamo un po' a giocare. Tu sei seduto sulla panchina della Lazio, cosa chiederesti alla società a livello, io parlo adesso senza fare nomi, però magari come caratteristiche, cioè dove tu chiederesti per migliorare questa squadra, per quella che tu vedi chiaramente con l'occhio anche da tecnico, che secondo te ti senti di dire magari come se fosse, sai, un consiglio, cioè, guarda, a me serve, che ne so, un difensore con queste caratteristiche, un centrocampista. Ecco, la domanda che ti faccio è questa. Sai, spesso discutiamo noi, no? Discutiamo tra tifosi, tra addetti, insomma, su cosa manca alla Lazio. E allora io, siccome ho la fortuna di averti te che sei un tecnico, no? È un gioco naturalmente, perché poi è chiaro, c'è un allenatore, no. Simone Inzaghi, però era per rendere l'idea, no? Per rendere l'idea. No, io credo che la società ha fatto, anche l'allenatore, ha fatto le scelte giuste. Sono giocatori importanti, tutti bravi per me. C'è chi ha più esperienza e chi ha meno. Le facce sono coperte, giocando a 5 sono coperte molto bene, sono due esterni di quasi. A me piace da morire Acerbi, è un giocatore, è un grande acquisto. Acerbi è stato per me anche molto meglio di De Vrij. Acerbi è veramente livelli molto alti. Non pensavo che era così forte, non pensavo, però è un giocatore straordinario. Pensa che ha fatto 150 partite di fila, ne ha perso una adesso, ma neanche, sempre non ha perso una partita. Un giocatore di una professionalità assoluta. Ma io, a volte ci sono gli errori che fa il portiere, a volte gli errori che fa il difensore, a volte c'è la mancanza di attenzione, ma la squadra c'è, non si può dire niente. A volte si sbaglia dei gol incredibili, a volte sbaglia dei gol incredibili, però uguale vale per me, Milinkovic. La squadra per me non ha bisogno di nient'altro. Sta bene, quando tutti arriveranno a toccare il massimo del loro livello, io credo che la squadra sarà molto, molto, molto competitiva. Non si può dire se compriamo quella o quell'altra, non serve niente. Diciamo che l'allenatore ha mischiato bene le carte, sta facendo molto bene. La squadra è con lui, a me non sembra che sia così, la squadra sta facendo bene, non si può dire niente. Correa ha sbagliato di gol l'altro giorno contro Bologna, adesso 3-2, già una vittoria in casa, pure quella. La Lazio gioca sempre, la Lazio è una squadra, è una mina vagante, dove va può fare male sempre. Per me va bene così, per me va bene così. Massimiliano, microfono. Scusate. No, è fatto, messo a posto. Adesso presente, solo vai. Che giustamente vai. Non volevo disturbare. Allora, secondo lui, la Lazio ha un budget rispetto a quelle nominate prima molto limitato. Ha dichiarato che la Lazio sta bene così, ma mancano giocatori di esperienza. Qualcuno è troppo giovane. Ci vogliono più di esperienza o più giovani? O la Lazio è in un giusto mix? Ma siamo in un giusto mix. Il giocatore, guarda Milinkovic, 2 anni fa era un ragazzo 20 anni, adesso ne ha 22, è un giocatore che è importantissimo. Molto forte, molto, molto. E quindi io capisco lo Tito che lo valuta a livelli molto alti. Forse farà qualcosina di meno, ma è un giocatore di livelli altissimi. Quindi nulla da dire. Luis Alberto è un altro giocatore che, senza di lui, si vede che la squadra manca qualcosa. Ma le fasce sono coperte, le fasce stanno bene, e come stopper stiamo bene. Davanti non manca niente. Che devi dire? Il portiere fa grandi, grandi cose, a volte fa delle sciocchezze, ma fa parte del gioco, è quello. Che dire? Sì, se ci fosse qualcosa di più, magari c'è più scelta in panchina, sarebbe meglio. Ma quello è, la Lazio più di tanto non può sacrificare a livello per me economico, deve rimanere come sta facendo benissimo, quindi scelte ponderatissime. Io lo trovo una cosa, è chiaro che io vorrei essere la Juve, no? Ma non grazie. Sappiamo, ma va bene così, dico, io mi devo bisogna accontentarsi anche, la Lazio facendo bene, lotta sempre per un posto in Champions e arriva sempre lì, manca un filetto per arrivarci. Quest'anno abbiamo sì la volta buona. Quindi nessuna dubbio su quello che può fare la Lazio, nessun dubbio assolutamente. È una buona squadra, teniamoci molto stretta, quando fa la partita si vede proprio, io fa tutte le domeniche della partita, vuol dire che la partita la fa sempre, fino adesso, a volte è sfigata, è sfortunata, viene un gol stupido,
però è una squadra che ha grande possibilità di recupero. Di noi della Lazio tutti hanno paura, nessuno va in campo sereno di dire la Lazio è una squadra, non è possibile. La Lazio è una squadra come si muove, è pericolosa. Quindi doveva va. Solo un dubbio, una considerazione. La Lazio in questo momento ha 3 punte, quindi Immobile, poi un centravanti di peso Caicedo e uno, chiamiamolo, di movimento come Correa. Bastano o forse una punta in più diversa? Per il giro, considerato che fa 3 competizioni, solo quello. Sì, ma consideriamo anche che su questi 3 poi c'è anche Melinkovic, che farebbe la 4ª punta. Melinkovic gioca, fa 7 gol, uno che fa 5-6 gol all'anno, mica sono pochi. E poi c'è Luis Alberto, un altro giocatore di livello. E quindi, okay. No, va bene così. Certo, di trovare un altro attaccante adesso non è facile. Guarda Lautaro Martinez, che faceva la trona all'Inter, se andava a un livello molto scarso quest'anno, è il numero uno dell'Inter, se manca lui diventa un problema, e questa è la vita, si fa presto a giudicare un giocatore, poi alla fine devi aspettarlo, devi avere la pazienza, si deve entrare nel gruppo, questo dico io. Guarda Caicedo questa, come entra fa gol, cioè, il giocatore gioca, a me piace, gioca molto bene, infatti bravi a rinnovare il contratto per me. E Correa è un altro grande giocatore, avrà molto mercato pure questo. Un giocatore di livello. Immobile, lo sappiamo, Immobile sarà la bandiera della Lazio per 10 anni, chi lo muove più. Senti, troppo forte. Senti Pietro, prima che passo la palla adesso a Salvatore, intanto siccome cominciano ad arrivare un po' di domande, Monica ci dice che ci segnala che diciamo le fasce, i giocatori che giocano sulle fasce sono un po' datati come età. Lei vorrebbe rivedere Lukaku, che ne pensi? Come chi? Tipo Lulic per esempio, no? C'ha qualche anno. Lei vorrebbe rivedere anche Lukaku, che ne pensi di questo? Lukaku l'ho visto anche l'altro anno, sì, fa cose buone e cose non buone. Lukaku è quando lo metti in 20 minuti finali ti strappa la partita, c'è quello scarto, quella forza incredibile. Ma se giocatori tutti pronti per una certa cosa, l'allenatore sa cosa deve fare, quindi bisogna avere sempre la pazienza assoluta e quello deve aspettarsi giunto. Lulic non è adattato, Lulic ha l'età giusta e sta facendo benissimo ancora, fino a quando va. Tu guarda Ribery, 36 anni, come sta andando? È datato, però viaggia. Lo stesso Ronaldo, 34 anni, 35, ancora sta lì. Dice, parliamo di campioni, ma lui è pure per me un campione, lui è un grande giocatore. Avrà 33 anni, 32, quanti anni? 33? 32, insomma, ancora 3, sì, 2, 30, 3 anni. 33, c'è cioè, no, 33 se non erro, vero Salvatore? Sì, ma può ancora, è integro da morire, è un ragazzo che è sempre impegnato, il capitano della squadra. Non si può dire niente, sono ragazzi in gamba, stanno facendo molto bene, non vedo polemiche, non vedo un bel gruppo lì, quello sì, ragazzi, vedo un bel gruppo. Certo, c'è chi più forte e meno forte, per il gruppo c'è. Non è una squadra smembrata, è una squadra che va bene. Lasciamoli lavorare tranquillamente. Salvatore. Allora, Pietro, 2 domande. Una che riguarda quella che hai detto prima, i cali di tensione. Quando voi allenatori me ne accorgete di questo, in che modo potete porre rimedio? E la seconda invece, ieri praticamente tutti a dare la croce addosso a Correa per il rigore sbagliato. Purtroppo no, io non sono uno di quelli, anche perché penso che Simone abbia fatto una mossa indominatissima togliendo Ciro e lasciando Correa, perché praticamente Correa è quello che ci ha fatto riaprire la partita, prendendo l'espulsione di Medel, prendendo varie ammonizioni, ed essere sempre una spina nel fianco quando ripartiamo di rimessa. E pensi anche tu che comunque ieri la sostituzione giusta era quella di Immobile e lasciando Correa in campo, e sicuramente poi per un giovane, perché alla fine è questo, avrà sbagliato rigore, ma sicuramente avrà tante opportunità per rifarsi, ma deve essere comunque più cattivo sotto porta, questo l'avevi già accennato prima. Sì, Correa ha fatto tanti gol, Correa a volte poteva fare molti di più, ne ha sbagliati diversi, io l'ho visto, però arriva sempre lì, è proprio un altro che arriva sempre lì, magari averne di questi giocatori. Arriva sempre lì, magari sbaglia, farlo io una volta 2-3 quei gol li fa. C'è chi non arriva mai lì, gol li farà mai, lui ci arriva sempre, questa è già una grande dote. E poi il fatto dei rigori, i rigori ci possono sbagliare, Immobile, l'unico rivista era lui, poi chi c'è la parola, non lo so. Correa è un attaccante, voleva batterlo lui, mi sembra di aversi visto così, succede di sbagliare,
E poi l'entrata di Correa per me praticamente era perfetta, quando Bologna stava cercando di vincere tutti in attacco. Correa è un grande contropiedista, Correa è una forza della natura, è uno spettacolo, quando parte da solo palla a piede è una cosa incredibile. E insomma, se giusto, l'allenatore sa cosa deve fare, sa lui, sente lui che ha lui il termometro in mano, no? Quindi sa cosa deve fare. Quindi io da fuori non posso giudicare così, ma il valore della squadra c'è l'allenatore, sa come sta un giocatore, come è pronto, non è pronto, tante belle cose. Poi la partita la devi sentire tu in panchina, no? E qual è il momento di fare il cambio. Immobile ha fatto due gol, che più di questo che deve fare, l'ha levato a 15 minuti alla fine, che deve fare di più. È così. Poi l'espulsione di Leiva, no? Era un momento importante. Poi ha fatto espellere Medel. No, Dio, 2-2 va bene così. Dispiace perché potrebbe essere una bella vittoria, ma insomma. Accettiamo questa cosa, Lazio così. Se diciamo 3-2 era finita. Assolutamente. Per i cari di tensione invece un allenatore come si deve comportare? Cari di tensione devi capire con chi come devi parlare, non è facile. Ci sono giocatori che accettano magari una romanzina, giocatori che accettano più parlare più serenamente, giocatori che accettano che parli da solo, giocatori che accettano che parli in gruppo, giocatori che l'allenatore li fa confessare, allenatori che dicono che bisogna ricominciare da capo ma in maniera serena, chi si incazza, soltanto devi avere in mano, come dicevo, il termometro della squadra, capire chi è, che tu sei da solo, che parli con 25 giocatori, tutto il segreto. Devi saper convincere tutti i 25, non è facile. E quindi devi avere grande psicologia, no? Devi essere molto bravo. Quindi devi avere grandissima esperienza nel trattare, avere i toni di voce, sapere come devi fare, perché basta una parola piccola, inclini tutto il rapporto della squadra. E quindi la tua bravura, è quella, la gestione del gruppo, quello è quello. C'era Linton che diceva: bisogna saper allenare non tanto la squadra, dice, ma tanto il presidente, i dirigenti, i tifosi, i giornalisti. La squadra veniva per ultimo. E quindi lui scherzava, ma era così. Deve avere un senso molto pratico della vita, che non è facile. Questo vale anche per la famiglia. Tu hai una famiglia, magari la moglie ti fa arrabbiare, i figli non sono quelli che tu volevi, e devi saper gestire tutto. Quella è la grande abilità di un allenatore, che vale come sia un capo famiglia, la stessa cosa. Devi avere grande sensibilità e saper toccare il tasto giusto, perché se non tocchi il tasto giusto rischi, e quella è la forza, vedi? Cioè, devi essere bravo lì. Il grande allenatore è quello. Senti Pietro, questa squadra, no, guardando nelle sue caratteristiche, come sempre, come tecnico, io torno sempre un po' là perché abbiamo la fortuna di averti, e quindi come tecnico puoi darci sicuramente delle spiegazioni. Può giocare con altri moduli? Cioè, Inzaghi ormai ha scelto da un paio d'anni il 3-5-2. Guarda che questo il 3-5-2, il 4-4-2, oppure il 4-2-3-1, quello che vuoi, questi sono numeri che servono per la stampa, sono numeri per la matematica, non è, bisogna vedere come si muove il giocatore in campo. A volte anche Conte gioca col 5-3-2, ma non c'entra niente. A volte c'è l'uomo contro l'uomo in difesa e c'è i due esterni che vanno agli attaccanti, uguale Inzaghi. A volte vediamo Acerbi ieri è andato a fare rigore, cioè ha preso, quindi vedi che non giocano fissi, dipende dai movimenti che fanno i giocatori. È tutto lì l'abilità, il 4 non serve, il numero non servono, bisogna vedere come si muovono in campo, capite, il modo in cui si muovono. Ecco, Acerbi è l'esempio clamoroso, che è andato a fare rigore ieri, cioè hai fase d'attacco, 2-2, fase d'attacco, 2-1, va, ma si muovono tutti l'unici, lui ci fa l'esterno sinistro o destro, però lui sempre gioca come ala in fase d'attacco, mezz'ala quando deve contenere, fa il quinto quando c'è da difendere tremendamente, ma non c'entra niente. Il numero è una tattica di gioco, capisci? Il 3-5-2 è una tattica di gioco. Bisogna vedere come si muove. Il Parma di Nevio Scala, parliamo di 20 anni fa, giocava 3 dietro, 3 più 2 è 5. Due attaccanti, due, cioè, dipende come ti muovi, dipende che giocatori hai.
Per me la squadra così va benissimo. Il fatto che non cambia lui, che non gioca, cambia mai tattica, a me sta bene così. A me piace così. Anch'io usavo il 3-5-2 sempre, ma i due esterni facevano praticamente gli attaccanti, cioè dei giocatori che hanno gambe, che fanno 80 metri. E se ce l'hai le puoi fare, se non ce l'hai non lo puoi fare. E quindi Lulic lo fa. Poi c'è anche l'ultimo ragazzo che non penso qui dalla squadra, c'ha una gamba molto bella. Ma per me, no, per me fa bene fare come fa. La squadra segna, poi non è che non segna, La Lazio non è, segna molti gol e ne prende forse, deve prendere un po' di meno di quelli che prende. Ecco, come Pietro, come possiamo migliorare, visto che tu comunque la segui, no? Io ho notato che la Lazio soffre, chiaramente sono le palle più difficili, poi tu da ex difensore lo sai bene, ecco, come possiamo migliorare? La Lazio prende sempre questi traversoni tagliati da destra a sinistra e da sinistra a destra, sempre sul secondo palo con inserimenti. Come un allenatore cura questa fase qua? Perché questa, vedi, quando giocare a 4 è una tattica di gioco, giocare a 5 è un'altra tattica di gioco, non è la stessa cosa. Devi avere le diagonali, le palle diagonali, il giocatore deve essere, una volta si giocava a uomo, no? E c'era il libero dietro, sì, oggi fatto. Gioca a zona, quindi a zona devi sapere coprire la tua zona, cioè presidiarla, non è marcarla, è come ieri hanno detto che la Juve, cioè i divisioni dell'Inter non aggrediscono gli attaccanti della Juve, non sono stati aggrediti, quindi i gol sono venuti per quello. Loro giocano a tre dietro, no? Sono grandi giocatori dell'Inter, due esterni più tre in mezzo. E devi aggredire, però se non sai aggredire, c'è modo e modo di aggredire, devi saperli aggredire, perché a volte puoi andare fuori tempo e perdi l'occasione. La Juve giocava di prima, non è facile aggredire. E quindi devi sapere, tu intercettare il passaggio immediatamente, essere sulla linea di passaggio, non è facile, devi allenarti. È tutto un gioco, sai. Devi saperle fare, che tu puoi giocare a 5 ma non sai come si gioca a 5, cioè deve essere un'aggregazione, tutta la squadra gioca a 5, però come fosse uno solo che gioca, cioè ognuno sa quello che fa quell'altro, e questa è l'abilità. L'allenatore devi saper gestire tanto cosa. Allenamento Pietro, tanto allenamento, perché il problema sono i quinti, no? Perché voglio dire, no, lo sai perché ti faccio questa, perché vedo che puntualmente prendiamo gol in questa maniera, ecco perché ti ho fatto questa domanda. Ma non solamente la Lazio, ma diciamo che il calcio è fatto di difensore e attaccante. Se l'attaccante a volte è più forte, più furbo, più bravo, basta un rimpallo giusto e ti fregano. E stessa cosa vale per te, difensore, basta che l'attaccante faccia un rimpallo sbagliato e vinci tu. Però è chiaro che devi essere sempre molto attento, devi sapere cosa vuole il tuo allenatore. Devi gestire la situazione come vuole il tornatore, quella è la verità. A volte si vedono degli errori clamorosi, le sovrapposizioni non si sanno marcare. Spesso vedo, ma non dire la Lazio in generale, vedo delle svarioni anche a livello inglese, è una cosa incredibile. Ma ci sono tante situazioni, capito? Il cross, perché arriva il cross? Perché te lo fai crossare? Perché arriva il cross? Il cross a volte non lo devi stoppare, non deve passare il cross. Ma è abilità anche quella, a volte c'è l'attaccante che ti dribbla e cross, e lì è difficile, allora c'è un raddoppio. Lo si deve fare a doppio, è sempre il discorso tattico, capisci? Che va fatto sia a 4 che a 5, devi saperlo fare, certo. E devi allenarti tanto, quello è il problema. Gestire questa cosa qua. Certo. C'è l'allenatore che allena la difesa, l'allenatore che allena il centrocampo, l'allenatore che allena gli attaccanti, e tutte queste belle cose qua. Non è così facile, sai. Certo. E poi trovi i giocatori, magari tu gli dici una cosa e ne fanno un'altra perché non sono capaci, oppure tu in campo urli, quello non capisce. Cioè, non è così facile, credimi, non si può sempre dare i giudizi così. Ci sono giocatori che sono dei fenomeni, punto, che fanno tutto da solo, punto, perché gli errori li fa Chiellini, li fa Bonucci, li fanno tutti gli errori, anche i grandi giocatori. Certo. Però se giochi da squadra, che c'è, tutte le cose sono simmetriche, perché sono studiate, sono lavorate bene, poi subentra un altro fatto molto importante, la fatica. Quando sei affaticato, vedi 8 palloni in campo, non è facile. Chiaro. Allora facciamo l'ultimo. Poi quando sei sotto, vai via. Quando sei sotto 1-0 non è facile recuperare, e viceversa, capisci? Quando sei sopra 1-0 devi difendere, diventano altri problemi.
Certo. C'è uno stato psicologico, certo, a seconda di come va l'andamento della partita. Facciamo l'ultimo giro prima di salutare Pietro e ringraziarlo, che è stato veramente gentilissimo. L'ultimo giro, vai, di domande, Massimo prima e Salvatore poi. Allora, una sola domanda. Lei è passato nella sua storia calcistica dalle marcature a uomo, come ha detto, con libero alla zona, perché poi il calcio si è evoluto. Sui calci da fermo, calcio d'angoli e punizioni laterali, adesso c'è questa tendenza a marcare a zona, ma considerando che la palla viene da un punto fermo, non è forse meglio marcare a uomo? Domando. Uno. Due. Io la volevo ringraziare perché ci ha fatto tornare giovani con tutti gli allenatori e i personaggi che ha nominato. E l'altra, la cosa più bella, è quando la sento dire noi, quando parla della Lazio. Io la ringrazio perché lei, pur venendo da Scorsè, siamo vicini, io sto a Pordenone. Questa cosa mi fa molto piacere. Grazie. Il cuore ci mancherebbe pure, se non è il cuore, la Lazio non è maltato la vita, cioè io sono orgoglioso. Ma al di là di questo, sì, la zona è mancare uomo, sulle punizioni. Normalmente se c'è una persona, un uomo, un avversario pericoloso, lo marca uomo. Se tu sai che la palla arriva lì perché quello arriva da dietro, il difensore che ha, lo marco uomo. Certo, il difensore che arriva da difesa, non lo faccio marcare all'attaccante, lo faccio marcare al mio difensore, che marca meglio, no? Perché se sanno che la palla arriva lì, è chiaro, no? Quindi, e poi puoi giocare un po' uomo, un po' a zona. Questo è quello che facevo io. Sulle persone importanti che so che possono far male, marcavo uomo. Anzi, marcavo difensore con tutto difensore, no? Normalmente succede che tu sei marcato da due, beh, il due viene in attacco, vieni tu, fai il difensore tu, no? Io, per esempio, Corea non farei mai marcare uno che arriva da dietro, che ne so, De Vrij, farei marcare da uno che è basso, che non salta di destra e viceversa. È ben normale, queste sono cose che l'allenatore le sa, dai, no? Sono sciocchezze queste, però devi stare attento, il portiere deve essere bravo in uscita, e quando c'è queste punizioni qua sono tutte tagliate a interno, sono molto pericolose, devi avere i tempi di gioco, capisci? I tempi di gioco, adesso spiegare così non è facile, no, ma certo, non è facile, andrebbero viste insieme, ripeterle, te le faccio vedere, capito? Ma così non, parole è difficile. Certo, devi essere organizzato, la parola unica è organizzazione. Se tu sei organizzato, riesci a far bene. Salvatore, grazie. Se sei organizzato, vedi subito gli errori, vedi subito che il difensore non marca, quello sta fuori, quello dorme, quell'altro è disattento, capito? Ecco, devi essere della squadra, ecco perché Conte è sempre complicato, che si incazza sempre perché vuole molta attenzione, no? La squadra è così, ogni allenatore c'ha il suo carisma, c'ha il suo modo di comportarsi. Salvatore. Pietro, tornando un attimo sui giovani invece, perché ho questa mancanza di attitudine a difendere, tra virgolette, può nascere già nella fase della primavera o ancora prima, cioè magari si punta molto meno ad imparare tutti questi movimenti che hai appena descritto già in fase giovanile, che poi quando si presentano al mondo professionistico diventa difficile poi per loro assimilarli in un certo modo. Guarda, io capisco, cioè c'era il buon Pascetti che ancora vivente, era un uomo eccezionale, ha avuto pure lui, diceva sempre, quando un ragazzo dall'età di 12 anni, 10 anni, inizia la scuola calcio, quando passi più squadra, quindi a 20 anni o 18, dopo 10 anni, tu devi salire in prima squadra, devi sapere fare la palla di destra, di sinistra, e devi essere bravo, devi capire molti meccanismi. Poi c'è la rifinitura che te la fa l'anno in prima, ti dice, capito, certe cose che magari la giovanile non c'è, però devi, a livello tecnico devi essere bravo, devi avere tutti i requisiti. Se poi sei forte fisicamente, se poi sei calci bene di destra, calci bene di sinistra, se sto per la palla, sai dribblare, queste cose, sai marcare, hai un'idea di una marcatura, hai un'idea della zona, hai un'idea di un gioco di squadra, hai un'idea di un gioco di difesa o di attacco, è già un livello molto alto. Però tutte queste cose devi avere chi? L'allenatore e il settore giovanile, che spesso non sono molto bravi, spesso, ci sono molti, bravi, molti non sono bravi, dipende da, devi essere anche fortunato, se per prendere allenatori bravi, ci sono allenatori a livello giovanile che spesso fanno fatica a insegnare delle cose perché non sono
non sono stati, magari non hanno grande esperienza, o la stanno facendo quei ragazzi, e quindi magari perdi un anno, due anni di lavoro che possa essere importante. E poi in questi ultimi anni, Pietro, proprio a livello di giovani, non ci sono troppi stranieri già a partire dalla primavera. Ma guarda, si punta poco su un primario italiano per puntare su uno straniero. Le statistiche, ma è vero, se gli stranieri sono bravi, perché no, a prendere? Ci sono ragazzi del 99 che giocano già in titolari. Però adesso, come gli ultimi 2-3 anni, le statistiche dicono che ci sono ragazzi under 20, under 21, circa 140-150 ragazzi, mai stata nella storia questa roba qua. Ragazzi di under 20, di under 21, che giocano in prima squadra, in prima squadra di Serie A, Serie B, non ci sono mai stati, su in Serie, non ci sono mai stati. Noi abbiamo vinto il titolo europeo, con Cesare Maldini, che prendevamo i ragazzi della primavera. C'era il buon Albertini, che era l'unico che poteva essere. Il Milan non trovava perché stava in giro della prima squadra. Era difficile. I primi anni di Cesare, il buon Cesare Maldini, vinciamo i titoli con i ragazzi della primavera, cioè ragazzi che non avevano mai visto, ma neanche col cannocchiale la prima squadra. E quindi adesso sono tutti titolari quasi. La 21 è titolare, tutti titolari, anche l'altro anno è la nazionale incredibile, la 21. E due anni prima uguale, tutti ragazzi di livelli molto alti. Però non solo l'Italia ha queste cose, anche l'Europa. Siccome questa globalizzazione ha mosso tutte le acque, tu di qua vai di là, lui di là viene di qua, e quindi puoi trovare, adesso guarda la Juve, 19 anni, no? C'ha 20 anni. Hai visto che errori che sta facendo? Fa degli errori che c'è, cioè, in Italia è un'altra cosa. Cioè, in Olanda sembrava Mandrake. E oggi fa fatica da noi, però sarà sicuramente un grandissimo giocatore, sicuro lo è. Però ci deve ambientare, fa fatica. Però di questi ragazzi in Italia ne abbiamo tantissimi adesso. Guarda Mancini che sta facendo, no? Una nazionale tutti ragazzi giovani. E quindi sta facendo molto bene. Che possiamo dire? Prima queste cose qua non c'erano. Giacomo Ventura non c'era queste cose qua. Ma neanche io mi ricordo con Zoppa. Totti, che era Totti, ha fatto in nazionale, ha giocato 24 anni. In Olanda c'ero io. Ok. Aveva 24 anni. Cioè trovare un under 20 titolare nazionale non lo trovi mai, in Olanda lo trovi, adesso ci sta pure da noi, guarda questo da noi adesso, tutti i ragazzi che sono molto giovani, con qualche ragazzo, cioè, di esperienza, però è una nazionale veramente bella, mi piace, viva, con belle prospettive. Certo, se poi c'è il campione in assoluto, allora questa diventa una cosa incredibile, no? Però siamo sulla buona strada. Senti Pietro, ti voglio dire, siccome sto leggendo la chat, ti arrivano tante domande, ma convergono tutte quante su un denominatore comune, a partire da Sergio Tommassino, che ci dice che abbiamo buttato 7-8 punti, ma anche altri, Giovanna, Monica, insomma, si stanno scrivendo un po' tutti la stessa cosa, per esempio 2 punti al derby, 3 con la Spal, 2 a Bologna, io aggiungo anche 1 con l'Inter, perché a livello di gioco e di occasioni la Lazio ha sciupato, no? Ecco, tutti questi punti persi, no? Come li possiamo recuperare? Nel senso che comunque sappiamo benissimo che per arrivare in quel famoso posto dove, adesso qua ti aggiungo anche una considerazione, secondo me, oltre a Juventus e Napoli che fanno magari un campionato diverso, ci mettiamo dentro, c'è dentro l'Inter, c'è dentro l'Atalanta, poi c'è la Lazio, c'è la Roma, c'è la Fiorentina, c'è il Torino. Non hai la sensazione che il campionato quest'anno è molto più difficile di questi, diciamo, degli ultimi anni, no? Quindi per arrivare ai quarti servirebbe quello che è la continuità. Ecco, siccome arrivano molti messaggi in questo senso, come possiamo migliorare su questa, cioè recuperare quei punti persi, perché poi magari nel calderone alla fine del campionato abbiamo visto, per esempio, 2 anni fa abbiamo perso la Champions addirittura per uno scontro diretto, no? Che mi dici? Che mi dici? Sì, ma si può dire nel calcio tutto di più, tutto di meno. Cioè, tu dici che hai perso 8 punti. Sì, il derby l'ho visto anch'io. Si poteva vincere, si poteva anche perdere alla fine. Ma il calcio è così. Non puoi recriminare se hai perso un punto, due. E quando lo acquisti, allora il punto. Se vinci come hai vinto con Genoa 4-0, è una cosa. Ma se poi fai fatica e vinci per fatica, cioè tu dici l'hai vinto perché hai meritato, non si sa, capito? Quindi bisogna accettare quello che viene,
la Lazio per me è una grande squadra, può fare molto meglio ancora, sta sulla strada giusta, ha perso dei punti per strada, hai ragione, in questo momento ha perso dei punti, quelli di Ferrara sono per me punti persi, lì la sconfitta non ci stava, però va bene così, è andata, pace. Bologna abbiamo perso un punto, per dire, o due, no? Poteva essere la vittoria nostra, però col derby potevi perdere, potevi vincere. Hai avuto quattro palle gol e loro hanno avuto anche loro tre palle noi, due palle loro, e abbiamo pareggiato alla fine, per è andata bene così, sono da perdevi. Ma chissà, c'è questo, non puoi mai dire meritiamo, abbiamo perso, abbiamo guadagnato, si prende quello che c'è. Adesso diciamo che siamo messi così, la classifica è questa, per strada stiamo perdendo il Milan in questo momento, il Milan è sotto schiaffo, sta facendo fatica. E sono molte strade, anche il Napoli sta soffrendo, non è che sta facendo un grande campionato. Quindi le squadre che vanno a vedere, la Juve, l'Inter, che sta facendo molto bene, l'Atalanta che ha recuperato il tempo, magari con l'esperienza della Champions, sta facendo bene, nonostante le sconfitte, sta facendo bene. E andiamo avanti, manca ancora 20 partite alla fine, poi 25, oggi a te. Sì, vediamo che succede. Certo. Dai, bisogna aver fiducia, ragazzi. Dai, bisogna aver fiducia. Dai. Ecco, me la lanci per chiudere, me lo lanci un bel messaggio a tutti i tifosi laziali. Io dico: qual è lo spunto? Felici perché la squadra è la grande squadra. Può battere chiunque, può perdere con chiunque, per la verità, però può vincere con chiunque perché il potenziale c'è. E bisogna essere fiduciosi e volergli bene. Questa è una cosa più bella. Che belle parole. Okay. Grazie Pietro, grazie, spero magari più avanti di risentirti, magari così almeno ci rifacciamo, facciamo una chiacchierata in corso d'opera e vediamo qual è la situazione. Ti mando un abbraccio, ti saluto, lo vedo una chat scatenata, ti mandano tanti messaggi e grazie. Ciao Pietro. Saluto a tutti, ciao. Ciao, grazie. Grazie. Ciao Pietro, ciao. Grazie. Buonasera. Ciao Pietro. Buonasera Pietro. Che ragazzi, una bellissima chiacchierata. Bellissima. Grazie a Pietro Chedin, veramente grande laziale, fa parte della storia della Lazio, grande anche un tecnico, è stato in federazione, quindi insomma un messaggio, direi, no, bello ragazzi, comunque un messaggio di grande ottimismo, perché lui ha detto è una squadra forte, ma insomma è la sensazione, Salvatore, che la squadra forte, noi lo diciamo sempre, bella ma non balla ogni tanto, insomma, questi errori forse individuali, una volta uno che non tira davanti la porta, il rigore sbagliato, la poca attenzione in qualche chiusura, di qualche diagonale non riuscita, insomma ogni tanto qualcuno ci mette del suo, è questo che mi manda in bestia poi, e si rovina un po' questa situazione. Se sentiamo Pietro le parole che ha appena detto ci danno comunque coraggio, anche perché poi ci fanno capire anche che il Delight preso dalla Juventus, 75 milioni, ti sta facendo vedere quello che effettivamente è nel campionato italiano, poi diventerà un grande campione, magari come ha detto Pietro, ma tanto oggi sto sbatte il grugno sul campionato, quindi sono errori che ci abbiamo tutti, noi compresi, ma ce l'hanno anche altre società, quindi siamo fiduciosi, dai. Certo, assolutamente, no, su questo hai pienamente ragione. Allora ragazzi, io c'avevo una mezza idea, siamo andati oggi, è successo, siamo partiti non troppo bene perché con questi problemi tecnici, non so se di linea, di rete, è successo un po' qualche cosa di strano, però abbiamo chiuso alla grande, quindi insomma, allora diciamo che la puntata sta avvolgendo al termine, però io mi ero riproposto, se ci abbiamo ancora 10 minuti e vi fa piacere, se chiamate il 351-96-36-164, magari se lo scrivi anche Salvatore, ci prendiamo un altri 10 minuti, 15 minuti, che a me farebbe molto piacere, per parlare con voi che avete scritto in chat. Vi invito a chiamare, potete anche videochiamare questo numero su WhatsApp, o chiamare con WhatsApp, oppure chiamare normalmente, ripeto il numero, il 351-96-36-164, che è il numero della voce dei laziali, quindi che già avevamo sperimentato, già qualcuno di voi aveva chiamato. Ecco, io ho qua il telefono e mi farebbe veramente piacere se in qualche maniera chiamaste, in modo per poter esprimere anche la vostra, e andiamo avanti magari qualche minuto, sarebbe importante. Vedo Massimo che sta in riconnessione continua, ragazzi, oggi non so se è il cattivo tempo, se è successo
qualche cosa, veramente una cosa pazzesca. Vogliamo vedere se Giampiero è un attimo libero, Salvatore Giampiero, che oggi era di servizio, si era liberato a tratti, se la sente, non so a che punto sta, magari anche perché con lui ho condiviso ieri la partita, siamo stati insieme anche a Paoletta, insomma eravamo lì al Dall'Ara e mi fa piacere, insomma, se anche Giampiero, anche perché Giampiero, ragazzi, oh, sta arrivando una bella chiamata, ragazzi, eccoci qua, ho il piacere di parlare con chi? Michael, carissimo, mi senti? Michael, anche Michael in riconnessione, ragazzi, anche Michael in riconnessione, mamma mia, oggi è un di... Michael, mi senti? Sì, scusa, perché mi stanno chiamando. Ecco. Massimiliano? Sì. Senti, Massimiliano, una domanda. Vai. Penso che tu vai alla Bologna a vedere la partita. Senti, volevo sapere, Inzaghi, quando ha messo Johnny all'ottantesimo? Sì. Ragazzi, lo stanno quando va così in riconnessione perché qualcuno chiama, lo stanno chiamando. Intanto do il piacere, ragazzi, si è collegato Giampiero. Diamo il benvenuto a Giampiero, quanto sei bello in divisa, Giampiero. Allora Michael, vai, continua, vai Michael. Quando ha messo all'ottantesimo Johnny? Michael, non ti sento. Ragazzi, lo stanno chiamando. A quando ha messo? Allora, scusate. Sì. Vai Max. In un'ideale staffetta a questo punto lascio il mio posto al grande Giampiero Magno, reduce da Bologna, quindi ieri si è fatto attraversato gli Appennini. Aspetta Max, non ti mollare perché tanto le finestre ce le abbiamo tutte occupate. Voglio che Michael termina la domanda. Michael, vai, parlavi di Johnny. Quando è Giovanni all'ottantesimo, come l'ha visto? Allora, questa è una bella domanda. Guarda, siccome è appena entrato, poi magari ti dico anche la mia. Siccome è appena entrato e so che mi aveva detto ieri sugli spalti del Dall'Ara, domani ce n'ho per tutti. Allora, giriamo subito questa domanda di Michael che ha chiamato in diretta proprio all'amico Giampiero che è appena entrato. Allora, Giampiero, l'hai sentita la domanda, no? Vai, rispondi. Sì, intanto buonasera a tutti. Sì, l'ho sentita la domanda. Vabbè, Johnny a livello offensivo secondo me gioca bene, aveva una bella gamba ieri, però a livello difensivo ieri ha lasciato un'occasione, non so se ti ricordi, il colpo di testa verso la fine del Bologna. Sì, pericolosissimo. Su un errore di Johnny. Quindi a livello difensivo ancora pecca, però a livello offensivo ha creato quelle due o tre occasione, anche il rigore è andato su un suo passaggio, è troppo acerbo in difesa, ecco. Probabilmente, caro Michael, questa è l'interpretazione di Giampiero che ha ragione. Io aggiungo che probabilmente io vai Michael. È veloce. No, è veloce, ma io infatti aggiungevo a quello che ha detto Giampiero che probabilmente da queste prime battute a me sembra che c'ha gamba, c'ha un bel piede, veloce, però ho l'impressione che deve lavorare molto per quel ruolo e che in questo momento mi sento di dire che probabilmente il quinto in questo schema di gioco di Inzaghi in questo momento probabilmente non lo può fare, quindi bisognerebbe utilizzarlo, diciamo così, in un altro modulo, che in questo momento credo che Giampiero, credo che Inzaghi ormai ha dato già un segnale chiaro da due anni con gli uomini che ha a disposizione, ha scelto questo 3-5-2. Io ho provato anche con Ghedin a fargli questa domanda se la Lazio in qualche maniera poteva cambiare modulo. Io ripeto, secondo me Johnny in questo momento il quinto non lo può fare, cioè è adatto forse più a una fase d'attacco, quindi probabilmente a un'altra tipologia di ruolo, un po' quando giocava la Lazio col 4-3-3, se vi ricordate, e Lulic in questo 4-3-3 molto spesso lo metteva addirittura nei tre davanti. Ecco, in un 4-3-3 ipotetico io vedrei Johnny
a sinistra. Non so come la vedi, Giampiero. Posso dissentire un attimo, ma sì, nel senso che Johnny è in esterno d'attacco, ok. Può giocare comunque come quinto e Simone sta cercando di fargli imparare la fase difensiva, che cosa che lui comunque in Spagna non faceva. E quindi già rispetto a nulla qualcosa sta facendo, qualche errore nei tagli lo sta facendo, ma l'hanno fatto l'anno scorso anche altri giocatori ben più affermati. E Johnny può fare il quinto nelle partite che dovremo attaccare, quindi nelle partite che dobbiamo attaccare, che saremo noi a fare la partita contro avversari leggermente inferiori, avere due ali, perché in questo caso parliamo di due ali, come Lazzari e Johnny, potrebbe essere un'arma a nostro vantaggio. Quindi non bocciamolo completamente, è un esterno, ragione, che è un esterno che può fare il quinto, deve migliorare la sua fase difensiva. Salvo, io non te lo boccio, Salvo, io poi ricordate quest'estate io sono stato a Uronzo, insomma ha parlato bene di Johnny, io non è che te lo boccio, io ho detto probabilmente in questo specifico momento che probabilmente deve conoscere ancora un po' tante cose della fase difensiva, in questo tipo come quinto, probabilmente in questo momento insomma... A Bologna non abbiamo detto che già che ha due esterni d'attacco, Orsolini e Sansone, che sono tra i più pericolosi della Serie A, a livello proprio dell'uno contro uno, che vanno in difficoltà tantissimi giocatori contro di loro. Quindi era logico che anche i difensori nostri andassero comunque in confusione, perché proprio nell'uno contro uno Orsolini è in ira di Dio e Sansone sta tornando quello di qualche anno fa. Quindi qualche pericolosità in più Bologna ce l'ha dato sotto questo punto di vista. Però è anche vero che ha sofferto Lulic, ha sofferto Marusic anche da quest'altra parte, ma soffriva lo stesso Lazzari, perché comunque sono giocatori che quando li puntano fanno male. Senti, cerchiamo soltanto questo. Allora, Michael, c'hai un'altra cosa da chiedere? Se no magari lasciamo un attimo la linea libera, vediamo se... No, lasciala libera. Poi tanto ci risentiamo, questo esperimento. Allora, questo ragazzi è un esperimento che diciamo che abbiamo appena fatto pure qualche puntata fa, insomma, arriviamo sempre un po' lunghi, una volta per un motivo, una volta per l'altro, però la mia trasmissione ideale è farvi parlare a voi, oltre agli opinionisti, però insomma è la voce dei laziali, quindi memorizzate, ripeto, 351-9636-164 è il numero della voce dei laziali per il momento della trasmissione del lunedì, poi vedremo se riusciremo a fare in qualche maniera anche per il mercoledì e per il venerdì, però insomma anche una sorta di abbotta calda, quindi il giorno dopo la vostra opinione è importante, fate qualche chiamata e fate qualche domanda. Ti ringrazio Michael, ci sentiamo presto, un abbraccio. Ciao Michael, ciao, grazie a Michael che è intervenuto, ancora ragazzi qualche minuto, prendete coraggio e chiamate, Michael ha chiamato, magari se ci avete qualche domanda, vedo che la redazione sta scrivendo, 351, grazie Massimo, 9636164. Allora, approfitto, ragazzi, che state con me. Giampi, vai con lo sfogo, visto che oggi eri un pochino impegnato su alcune cose, insomma. Un attimo solo, ma sì, faccio entrare a gamba in stile mio, tanto come mandare a quel paese. Ma oggi è il compleanno di Francesco Stivo da New York, quindi facciamo gli auguri a Francesco. Ah. Tantissimi auguri di cuore! Sì, tanti, è il minimo. Un tanti auguri da tutti noi della voce dei laziali, sia a livello di redazione sia di tutti gli amici che seguono con affetto questo programma. Quindi tanti auguri a Francesco, un grande abbraccio in alto, ragazzi, portano la lazialità a New York. Ecco che ci abbiamo un'altra bella chiamata, ragazzi, vediamo un attimo. Oh, questa è una chiamata che vedo che mi fa molto piacere. Con chi parlo? Ragazzi, è in collegamento con noi Bruno, ha chiamato Bruno Cesar dal Brasile. Ciao Bruno, grazie per aver chiamato. Bruno, ci sei? Ragazzo. Mi senti, Bruno? Sì, ti sento perfettamente. Ok, allora vai, dici la domanda. Ci hai chiamato per qualche domanda, qui ci abbiamo Giampiero, Massimo Vienna e Salvatore, quindi oltre al sottoscritto. Vai con la domanda o le domande, vai. Mia domanda come ha visto la decisione di Tucco Correa calciare i rigori di ieri? Una bella domanda, ragazzi. Bruno ci chiede come abbiamo visto la decisione di calciare in quel modo il rigore del Tucco Correa.
chi è che comincia? Allora, ho visto che Massimo ha alzato il dito, quindi partiamo con Massimo Vienna, poi Giampiero e Salvo, a te ti lascio per ultimo, che probabilmente sei quello che mette un po' un attimino, cerca di spegnere il fuoco, perché già vedo Massimo che ha alzato il dito in una maniera. Vai Max. Scusa. Allora, molto aspetta. Qui a mia casa. Ah, ecco, Bruno aggiunge che la palla è caduta a San Paolo dietro casa sua. Questa è una bella, Bruno ride, ragazzi. Vabbè, naturalmente scherziamo. È caduto Max? Max è caduto. Max c'ha problemi, doveva rispondere, è caduto. Ha problemi di riconnessione, magari chiamiamo. Allora passo la palla a Giampiero. Vai Giampi, rispondi a Bruno. Eccolo qua. Allora rispondo prima io? Adesso sì, vai. Dai, rispondi prima te. Credo che comunque in una squadra ci sia una gerarchia anche nel battere i rigori. Poi è uscito fuori la storia che la squadra aveva deciso di farla battere a correre il rigore. Comunque, sai, lavorando in una squadra, come responsabile decido... Le gerarchie secondo me vanno rispettate, quindi se Luis Alberto era il rigorista, Alberto lo battono lui, ecco. Quindi però, io la vedo così. Qua entro subito a gamba tesa. Purtroppo, a quanto ha detto Simone ieri, non era il secondo rigorista, non era Luis Alberto. E chi era? C'era Immobile che è il primo rigorista, e poi, come ha detto già Massimo, a fine partita, tra quelli in campo c'erano tre giocatori che si fermano a battere i rigori, che sono Gioni, Luis Alberto e Correa. Di conseguenza non ha detto che Luis Alberto è il secondo rigorista. Quindi, sotto quel punto di vista, non c'è una gerarchia effettiva, ma se la si porta un volta a campo forse a deciderlo chi ha avuto la cosa di prendere la palla e di andare su calcio di rigore per batterlo. Poi è uscita fuori anche la notizia, quell'altra che ha dato Massimo, della nonna, quindi c'è anche un fattore, magari tutta la squadra era d'accordo. Però Simone, a domanda specifica, ha detto ben chiaro: Immobile è il rigorista, dopo abbiamo altri tre giocatori, tre ragazzi che si fermano a battere i calci di rigore, che sono Luis Alberto, Correa e Giorni. Fermo restando che, ragazzi, ci scordiamo i rigori di Luis Alberto? Eravamo tutti così sicuri che fosse stato, tra virgolette, più semplice. Luis Alberto ha sempre tirato chiudendo gli occhi e tirando forte la sua terra. E almeno mi ricordo io 4 dei 5 rigori detti così sono passati sotto la pancia del portiere. Fortuna o non fortuna, comunque non è un rigorista esemplare, eh? Cioè non è Ciro almeno tira angolato e tira forte. Poi se ti indovina l'angolo viene preso la palla, altrimenti segna. E Alberto non ha nemmeno questo tiro così forte su un calcio di rigore, parlo, eh. Poi per tutto il resto sta rifacendo Luis Alberto e Luca Alberto, come chiamiamo noi, alla grande. Ma come dico, questo è sempre un punto interrogativo. Max, allora, io ho visto il ritiro di Aurozzo, i rigori, ha ragione Salvatore, li hanno sempre tirati Correa, uno fu fatto tirare a Gioni perché era appena arrivato, gli hanno fatto di solito i rigori di Lava Correa. Questi sono i tre rigoristi post Immobile. E ricordiamoci una cosa: io non ho mai sbagliato un rigore in una finale mondiale, lo sapete? Sì, non ho mai tirato, lo sbaglia solo chi lo tira, ragazzi. Questo l'ho detto, dispiace, però adesso è chiaro. No, ragazzi, tu vabbè, io ieri, ragazzi, ero infuriato. Giampiero lo sa, ero imbufalito, mi sentivo solo io dentro il settore ospiti dopo l'errore. Chi non era imbufalito? Però lì esce fuori l'animo del tifoso, diciamo così, no? L'aspetto, certo, emotivo, l'adrenalina e tutto, quindi per me già è passato. Però adesso, a mente fredda, vi dico una cosa: intanto Giampiero secondo me ha ragione. Se esiste una gerarchia, adesso che lui voleva tirarlo per la nonna, ok, è una storia da libro cuore, passiamola. Umanamente passiamo, per carità, però se esiste una gerarchia va rispettata, se no le gerarchie non le facciamo. Chi se la sente, me la sento io, vado sul dischetto e tiro. Detto questo, vi spiego perché, un'opinione mia, attenzione, non l'avrei mai fatto tirare al Tuco, perché ho l'impressione, ve l'ho sempre detto, che il Tuco tecnicamente è un grande giocatore, però anche lui è un giocatore abbastanza emotivamente fragile, cioè non lo vedo un giocatore cattivo. Ecco, io, come se fossi un allenatore, manderei sul dischetto, al di là quelli dotati, ma che devono avere tra le doti anche la cattiveria. Io non so che ne pensate. Cioè, è vero che poi il rigore lui l'ha tirato, ha cercato di tirarlo forte proprio per sfondare la porta.
vabbè, ha alzato un po' troppo la mira, siamo stati sfortunati, attenzione, non dico che rigore poi, però ragazzi, oggi diciamoci chiaro, il portiere non si può più muovere dalla linea. Io credo che anche chi è che c'ha forte personalità, che è freddo, lì bastava guardare un attimino il portiere, insomma è difficile sbagliare il rigore o lo sbagli perché lo tiri come l'ha tirato Correa, forte e potente, angoli troppo o alzi troppo il tiro, la palla chiaramente lì t'ha detto male, hai alzato diciamo un po' troppo la mira, chiamiamola così, sennò veramente diventa difficile oggi sbagliare il calcio di rigore. Che ne pensi, Giampiero? Guarda, premetto che comunque i rigori possono sbagliare tutti, cioè abbiamo perso un mondiale noi. Certo, l'ho detto anche in apertura della trasmissione, per me la cosa è finita, però adesso si ragiona, cioè è una considerazione. Però sinceramente, guarda, sinceramente non lo, cioè anche a livello di corporatura era sempre con gli occhi bassi correre a battere i rigori, quindi l'ho visto un po' debole, ecco, caratterialmente. Però nessuno lo condanna, io ieri non l'ho condannato perché comunque i rigori li sbagliano tutti, posso sbagliare. Dimmi. Magari avrei, se c'era una scelta, avrei scelto, non so, un altro con un carattere un po' più forte, ecco. Posso fare un rigore al 90esimo, ti pesa, ecco. Posso fare una battuta? Quanti di voi hanno pensato in quel momento di chiamare un attimino dalla panchina Sinisa Mialovic e di Sinice tiri il calcio di rigore? Quanti di voi l'avete pensato? Dite la verità. Io no, perché ti spiego perché. Perché su rigori Sinisa era pericoloso, nel senso che non era un gran rigorista. Punizioni, ragazzi, ogni tre punizioni erano due gol. Vabbè, dai, ecco, non è che ha sbagliato tanti di rigore Sinisa, dai. Vabbè, la mia era una battuta, naturalmente, ragazzi. Certo, ma per carità, ragazzi, stiamo scherzando. Sinisa, diciamo che più la palla era lontana, più era facile segnare. Sì, esatto, era l'unico che stava indietro. Senti Bruno, che c'hai qualche altra domanda o lasciamo ancora spazio per un'altra chiamata? Dai, altri 5-10 minuti e poi chiudiamo, insomma. Vuoi fare al volo un'altra domanda e ti rispondiamo in diretta? No, sono d'accordo con tutti i voi ha detto, ma penso una cosa. La prossima volta che non c'è Ciro a campo per calciare, per tirare rigore, penso a Francesco Accelli per tirare forte alla porta, né? Francesco Accelli sarebbe una opzione interessante. Accelli è molto bravo, io l'avrei fatto tirare a Parolo. Io vi dico che l'avrei fatto tirare a Marco Parolo, era il rigorista mio preferito. Io l'avrei fatto tirare. Però ragazzi, giochiamo, perché magari avrebbe sbagliato pure Parolo, Acerbi, io, chiunque. Per me la cosa è finita, anche se la delusione, ragazzi, nel viaggio di ritorno era tanta perché è stato un calcio che poi a noi ce li danno quasi mai, ragazzi. Ci danno un cesere. Una volta che ce lo danno, capito? Cioè, vabbè, comunque è andata così. Grazie Bruno della chiamata, un abbraccio, ci sentiamo prossimamente, ok? Grazie mille, il mio complimento per il video che ho fatto ieri a Bologna. Grazie. Sì, perché oltre a fare il tifoso, stiamo anche, ormai abbiamo intrapreso cameraman, qui facciamo tutto e di tutti, ragazzi. Grazie Bruno, un abbraccio. Allora, ringraziamo Bruno, non so se c'è qualche altra domanda, insomma, ragazzi, Giampiero, poi che volevi dire ancora? Che è che non ti è piaciuto ieri? Intanto che aspettiamo qualche altra chiamata, perché ti lascio anche, sto prendendo questi anche minuti per farti dire che so che volevi dire alcune cose, insomma. No, ma poi volevo aggiungere che sì, abbiamo perso i tre punti con il rigore sbagliato, ma la Lazio comunque a me sinceramente non mi è piaciuta ieri tantissimo. Sì. Abbiamo errato il primo tempo, e due gol, secondo me qualche errore difensivo ieri c'è stato, con Luis Felipe molto disattento ieri, e anche su Orsolini, su Lulic lasciato troppo solo nell'uno contro uno, ci serviva un raddoppio che per distrazione non è venuto. Il secondo gol del Bologna, eravamo in tre sul portatore di palla, abbiamo lasciato solo il tiratore che ha stoppato la palla, ha fatto due metri, ha preso la mira e ha tirato. Una Lazio come al solito, come a Ferrari, distratta a volte, proprio dalla testa.
era detto in panele vecchie, in vecchie live, che purtroppo lavorare sulla è facile, soprattutto quando hai un gruppo di 20 persone, devi stare attento a quello che dici, perché magari a qualcuno potrebbe dar fastidio, rompere gli equilibri dello spogliatoio, quindi è difficile lavorare, è un lavoro troppo lungo, lavorare nella testa, soprattutto nella concentrazione della squadra in tutte le partite, quindi ci vuole tempo sicuramente. La Lazio su questo deve crescere tanto, perché poi i punti, poi piano piano, se ne perdi altri, iniziano a diventare veramente veramente tanti. Io penso solo alla SPAL e ieri a Bologna, perché il derby è un derby, una partita a parte contro l'Inter, te la sei giocata, hai sbagliato qualche gol, però abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Però con squadre come SPAL e Bologna, che secondo me sono inferiori tecnicamente alla Lazio, ieri il Bologna era la squadra che mi aspettavo, tanto agonismo, ti pressava il portatore di palla tutto campo, non ti faceva ragionare, però inizia a servire, dobbiamo crescere a livello di concretezza, quindi per diventare una grande squadra ti serve più concretezza, è un lavoro lungo, non è facile. La Lazio ce l'ha le potenzialità sicuramente, perché quando è in giornata può segnare a chiunque. Assolutamente. Però questo problema ce lo trasciremo da troppo tempo, sicuramente la squadra e l'allenatore ne parlano e sicuramente piano piano forse ne usciremo fuori, però ci serve non certo 2-3 partite, ecco, ci serve ancora più tempo secondo me. Ragazzi, non ci crederete, indovinate chi c'è in linea, vediamo un po' se indovinate. Salvatore, buonasera dal Brasile. Guardate un po' chi ha chiamato. Ha chiamato, cioè invece di lasciare il telefono libero ai nostri amici, chiama lui, quando lui può chiamare direttamente qua, entra in diretta. No, scherzo, Gianchi, benvenuto. È sempre una chiamata. Sì, dai, ma scherzo io, dai, era una battuta. Massi, permetti? Sì. Risponde la segreteria telefonica della redazione della Voce della Così tanto non si accorge. Dai Gianchi, allora di la tua, dai, visto che adesso poi con questi telefoni ci stiamo tutti, vai che parli te, vai. No, io ho una piccola domanda per la redazione, sia per te Massimo, per Giampiero e per Pienna. Ma come si domanda, poi non è una domanda, ma come si può fare Lulic ogni volta farsi, come si dice, che mostro pure che la febbre, farsi passare un attaccante in quel modo, che secondo me per colpa sua poi è venuto pure il gol sulla fascia. Ma Giampi, Gianca, c'hai ragione. Allora, che lui se sia fatto saltare Lulic da Orsolini in quella maniera, insomma, Lulic è un esperto, l'ha saltato. Diciamo che Lulic adesso non è il problema. Orsolini l'ha saltato bene. E lui si è fatto saltare in maniera troppo facile, ha creato la superiorità numerica, ha messo sta palla dentro, in mezzo hanno fatto movimenti sbagliati, quello è andato di testa, è incornato lì, Cresci là come si chiama, e ha buttato la palla dentro. Il problema è che Lulic sta un po' col fiato corto ultimamente. Lulic gioca, c'ha un 30 minuti, poi sembra quasi che finisce la benzina. Questo è il problema, non so se siete d'accordo ragazzi, Max, Giampiero e Salvatore. Guarda, noi negli anni trascorsi da Lulic con la Lazio, 2-3 volte abbiamo avuto problemi con l'esterno basso di sinistra, in difesa. Ci ha giocato Lulic, ragazzi, ci siamo messi le mani nei capelli tutti. Lulic è un gran giocatore di corsa, giocatore di movimento, però non può fare il terzino. Indubbiamente, cioè, è come chiedere di fare il terzino a Ciro Immobile, secondo me, cioè, non è proprio capace. Ma Max, però fa il quinto, capace, fa tanto altro. Fa il quinto, però, cioè, lo stesso discorso. Allora, sì, Lulic è quello che ho fatto io, Regioni. Ragazzi, ma no, sì. Ma io non credo che sia questo. L'ha fatto bene tante volte. Io credo che Lulic l'età avanza e non ha più lo sprint di qualche tempo fa. E quindi anche lui ogni tanto qualche defaianza. Ragazzi, bisogna anche entrare nell'ottica adesso, guai a chi ce li tocca, insomma. Poi lui c'è uno storico, è uno che ha firmato la partita del secolo, che rimarrà negli annali del calcio, quindi per carità. Però
è chiaro che bisogna anche cominciare a pensare che proprio perché l'età avanza e magari ti può giocare quei 30-40 minuti, diciamo un tempo a partita, probabilmente anche là serve un intervento sul mercato il prossimo anno. Io auspico anche forse a gennaio, guardate che vi dico, perché poi ragazzi, se no veramente va, diciamo che va tutto bene, poi alla fine arriviamo sesti, settimi, e allora significa che poi tutto bene, proprio tutto bene non va. Guardiamo fascia pure la realtà, se no io dico, insomma, o no, mi sbaglio. No, però la posizione in cui lui è esaltato è la posizione classica del terzino esterno sinistro. Il problema è che non c'è avuto neanche qualcuno che gli ha dato la mano a favore a doppio. Lui si è fatto saltare come un birillo, ragazzi, perché gli dà grosse colpe, stai attento, di solito gli allenatori quando ti insegnano a giocare in quella posizione dico guarda la palla, non guarda i piedi, non guarda l'uomo, guarda la palla, l'ha saltato facilmente, cross, lì abbiamo un portiere ottimo sul, secondo me, tra i pali, forse ne metto, non voglio dar colpa a nessuno, è un gol che non è evitabile, così come il secondo. Ma io dico, scusami Max, poi rispondendo anche a Giancarlo, è stata secondo me proprio un errore complessivo. Complessivo, sì. Perché comunque, come diceva Salvatore, Orsolini se in giornata dell'uno contro uno si salta. Sì. È mancato il raddoppio e poi Luis Felipe si è perso l'uomo in aria, perché non l'ha più guardato, ha preso proprio l'uomo. Quindi secondo me è stato proprio un errore. Nei due gol, proprio a livello difensivo, abbiamo sbagliato i determinati movimenti. Ecco. Certo. Salvo. Salvo, che dici tu? Tanto Giancarlo è caduto, ragazzi. Gli mandiamo un saluto. Guarda, anche Giancarlo, Antonio che vuole chiamare. E allora Giancarlo no, già è caduto Giancarlo, quindi se Antonio chiama non può altro che, ripeto il numero 351-9636-164, potete chiamare proprio direttamente sul numero oppure anche su tornando, WhatsApp. Tornando al gol di ieri, quello che praticamente si critica meno Lulic, lì l'unica cosa che effettivamente poi è dalla postura del corpo, perché tu comunque devi cercare sempre di portare, e in questo caso il difensore, tu devi portare l'attaccante sul fondo, mentre lui è proprio e accompagnarlo, invece lui proprio è andato con la postura, andando a coprire l'interno, e Orsolini, un gioco da ragazzi per lui, saltarlo sull'esterno e poi entrare in aria. Poi subentrate la mancanza del raddoppio del terzo di difesa, quello che perde, quindi un errore collettivo. Ma lui ci può fare il terzino perché l'ha fatto, forse non ha i 90 minuti nelle gambe perché ormai non li ha. Ma l'unico sbaglio che ha fatto è la postura del corpo, Mario arrivando in corsa invece di posizionarsi con il piede verso il calcio d'angolo, si è posizionato verso il piede dell'interno, forse non gli è parso vero ed è andato sul fondo. Pronto? Sì, su questo sono d'accordo anch'io. Pronto? Con chi abbiamo il piacere di parlare? Ciao, buonasera, sono Antonio del Lazio Club di Modena. Grandissimo Antonio, ciao, benvenuto, come stai? Bene, grazie. Beh, grazie a voi, è stato un piacere conoscervi di persona finalmente. Grazie. Al di là del risultato che alla fine ci è rimasto un po' stretto secondo me, però guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Certo, hai ragione, dai, bisogna essere positivi. Vai Antonio con la domanda o le domande, è tutto tuo il microfono, vai che noi siamo pronti a risponderti. Pronto? Sì, vai Antonio con le domande senza problemi, siamo pronti a risponderti. Antonio? Mi senti? Ah, ecco, okay. Vai Antonio, vai. Adesso vi sento. Sì, vai. Sì. Vai. Allora, visto che ero allo stadio, ho visto un po' di situazioni. Sarò brevissimo. Come è successo anche con la partita di Ferrara, e qui lo ribadisco come tutte le altre volte, soffriamo le squadre che ci prendono dal punto di vista atletico, soprattutto con le piccole. Il problema di Lulic è che, come hai detto anche te, che ha una bassa autonomia, e nel momento in cui è andato a contrastare Orsolini non aveva la lucidità per affrontarlo, si è fatto saltare in questa maniera. E poi ribadisco sempre questa cosa, che non capisco la testardaggine di Inzaghi, che apro e chiudo parentesi, secondo me non ha sbagliato niente nei cambi, visto quello che è successo dopo l'espulsione di Leiva, l'ha gestita bene, però con queste squadre devi chiuderla prima, devi essere un po' più cinico, gioca con quattro dietro, degli esterni, dei terzini che possono aiutare dentro un pistato, insomma, questa è la mia idea.
Guarda, è una considerazione giusta. Che ne pensate, ragazzi? Antonio, secondo me, ha fatto un'analisi molto, molto lucida. Che ne pensate? Lulic, noi ho reso gol al 21esimo. Se Lulic al 21esimo era già poco lucido, finiamo, che non può giocare. Vabbè, ragazzi, non è capo la... Salvo, però... È il 21esimo del primo tempo, ma sì, ha sbagliato l'intervento, ok, ha capito, ha preso la decisione sbagliata, ma al 21esimo del primo tempo, tu mi dici che Lulic, cioè, non ha la tenuta atletica per reggere 20 minuti, ragazzi, chiudiamo e andiamo. Vabbè, questa è una considerazione sicuramente un po' più ad ampio raggio, adesso sicuramente l'intervento, però chi segue bene sa perfettamente che ultimamente Senad... diciamo arriva un po' col fiato corto, diciamo, ecco, magari vogliamo dire essere insomma, lui c'è alla fine bene di gioca un tempo in cui, negli ultimi tempi almeno questo è quello che si è notato. Assolutamente, ma io sono d'accordo con te che non regge i 90 minuti, ma ti ripeto, al 20esimo minuto mi puoi dire che non c'è la velocità per, cioè, per correre, perché la corsa ce l'aveva, tant'è che dopo 5 minuti ha fatto quella sgroppata vincendo due rimpalli, quello che ti pare, ma ha fatto la sgroppata delle sue, ha perdi fiato vincendo l'impalli dando la palla a Ciro che poi ha pareggiato, quindi non è una questione di, in quel caso, di contenuta atletica, ma soltanto proprio di una scelta sbagliata a livello difensivo di sovrapporsi tra lui e la palla, e lui e Orsolini. Vai Antonio con un'altra, come no, devi Antonio, vai vai, è tutto tuo il microfono. Allora, vai. Sempre a me piace molto l'analisi tecnica, mi piace essere proprio concreto. E... allora, io mi ricordo Lulic quando arrivò dallo Young Boys, che era un esterno di fascia alto, la stessa cosa che dovrebbe fare Johnny. Sì. Col tempo ha imparato anche a difendere. Il nostro problema principale adesso è il metronomo che non va, Leiva è stanco. Hai letto, l'ho detto, hai ragione, è vero, vero. Se non c'è lui a coprire, e uno dei difensori magari è andato in alto, perché a me piace da matti Francesco Acerbi, che in più di una volta lui prende palla e va, se non c'è qualcuno a chiudere, la sgaloppata se la fare l'esterno a chiudere in diagonale, in questo caso Lulic. Io me li sono andati a vedere i video dopo. Ecco, cioè, è ovvio che quando fai delle progressioni così, a un certo punto arrivi che fai o un fallo di reazione e non va bene per i 20 minuti, infatti Leiva 5 minuti si è beccato giallo e rosso, oppure te la giochi, ti fai saltare sperando che ci sia un compagno a coprirti. E l'altro problema gravissimo che abbiamo, e col Napoli ne prenderemo tante se giochiamo così, è che sulle palle da fermo, oppure quando arrivano traversoni laterali, in mezzo marcano zona. Non capisce niente nessuno ha un punto di riferimento. Stop, questa è la mia idea. Soffriamo. Stai dicendo, carissimo Antonio, quello che un po' sia in apertura e anche con Pietro Chedin, che ho fatto delle domande, hai centrato. Infatti la Lazio, secondo me, ecco, l'unico modo, deve lavorare sul campo. Max, devi... ok, salutiamo intanto Max. Un abbraccio Max, a presto. Vai, vai, saluto. Buonanotte ragazzi, un saluto e un abbraccio a tutti i fratelli e sorelle nazionali. Permettetemi di fare i complimenti e le congratulazioni a chi viene da Modena, dal Brasile, da fuori Roma e tifa Lazio. Grandi, vi voglio bene più degli altri. Un bacio a tutti quanti. Ciao Max. Buonanotte ragazzi. Grazie Max. Ciao. Ciao. Allora, come volete replicare ad Antonio, Giampiero e Salvatore? Su lei va ragione, che è stanco, cioè non è ancora in condizione, non so quale possa essere il motivo, se soltanto un discorso anagrafico oppure un ritardo di forma, e questo non, ancora non lo sappiamo. Di sicuro ci manca un vice Leiva, Parolo a suo modo può comunque coprirlo per parte dell'incontro, ma anche lui sta avanti, con le lei anche lui comunque non lo vedo al 100%. Il problema nostro grande è che abbiamo forse il Provuzzo, 4-5 giocatori ultra trentenni che facendoli giocare insieme tutti quanti normalmente la tenuta atletica poi non sarà più quella di come era un paio d'anni fa, l'anno scorso. Gli anni si sentono per tutti. Giampiero, aspetta prima che mi rispondi, ti voglio fare questa domanda che è agganciata probabilmente anche alla tua risposta, ma in questo momento, visto che Leiva non sta tanto bene, diciamo non è proprio al massimo, soffre anche lui un pochino questa fase atletica, insomma, per esempio un cambio di modulo, no?
cosa improbabile, lo sappiamo, però ragioniamo così, insomma, noi siamo un canale di, comunque di opinione, e quindi è giusto che ci interroghiamo e tiriamo fuori le nostre opinioni. Per esempio, un cambio di modulo, tornare a 4, e lo dico anche Antonio, visto che è collegato Antonio con noi, faccio una sorta di provocazione, un cambio di modulo può giocare a 4 dietro, con addirittura un Parolo insieme a Leiva davanti alla difesa, e poi sprigioni tutta la tua potenza davanti con i vari Milinkovic, Luis Alberto, Correa e Ciro Immobile. Questo è un modulo che non si può adottare. Vai Gianni. Rispondo prima anche sui problemi difensivi. La Lazio ha subito negli ultimi 5 gol 4 sulle palle da fermo, sul cross, quindi comunque qualche difficoltà nelle marcature o nel perdere l'uomo, non so, per concentrazione o perché si perde di vista il contatto fisico, c'è magari. Anche se in campionato comunque risultiamo la seconda difesa del campionato. Ecco. A livello di modulo credo sia difficile, almeno in partenza, dall'inizio partita, ecco. Però in partita in corso è successo l'anno scorso, non so, a Verona abbiamo cambiato modulo, la Lazio ha ricominciato a giocare meglio. Contro il Torino in casa eravamo passati a 4, poi siamo ritornati a 3, però a 4 avevamo pareggiato la partita, la Lazio ne ha messa anche meglio in campo. Però dall'inizio secondo me non vedo Inzaghi, diciamo, proposto, ecco, preposto a cambiare modulo, ecco. Allora, voglio fare rispondere anche di Leiva, e Leiva anche di Leiva, che è stanco, secondo me, non è ancora pronto fisicamente, che Parolo comunque che ha giocato da vice, aveva giocato tutta la partita di Europa League, quindi secondo me fisicamente non avrebbe retto, ecco, credo. Allora, voglio far rispondere a questa domanda, che a questo interrogativo ho fatto ad Antonio, che è collegato, dopodiché voglio leggere un messaggio dell'amico Sergio Tommasino dei Laziali di Battipaglia, che secondo me è interessante, l'ha appena mandato adesso in chat. Vai Antonio, di la tua su questa cosa mia. Sì, sì, sì. Allora, io sarò breve, partirò dalla Fiorentina perché c'è tornato Badeli per fare questo ragionamento. Devi avere gli interpreti. Loro che hanno fatto sempre con 3-5-2, hanno preso Badeli, che è lento e vecchio, diciamo, anagraficamente, ma l'abbiamo visto giocare anche da noi, e gli hanno messo di fianco Castrovilli e Pulgar, che sono due bei incursori, gente esatto. Vai bene, noi bene. Non ce li abbiamo. Allora, io sono un difensore del 4-2-3-1, perché difendi con 4 o addirittura con 6, e quindi riparti anche con 6, e lì davanti ti metti 4 tenori. Ma forse è la cosa fondamentale di averne 4 dietro, che se dei due esterni uno sale, spesso lo fa Lulic, o dall'altra parte potrebbe essere un ipotetico Lazzari, l'altro chiude, ok, e rimani sempre a 4, perché rimangono i 3 che sono i due centrali più l'esterno che è rimasto basso, e in più ti viene a supporto per tornare a 4 uno fra... in questo caso potrebbe essere un Parolo o anche un Danilo Cataldi, ecco, e in questa maniera sei sempre coperto sia in fase difensiva che offensiva. Tutto qua, basta semplicemente, la faccio facile io, basta alternare le fasce, se una sale e l'altra scende, fine. Questo insegnano alla scuola calcio. Sono d'accordo, mi piace anche l'idea che a te piace lo stesso modulo che piace a me, perché il 4-2-3-1 secondo me in questa Lazio non è poi malaccio, nel senso che io vedo bene, perché davanti hai tanta classe, tanta qualità, quindi a quel punto con la difesa a 4 sei più coperto, poi hai comunque Leiva e Parolo davanti alla difesa, che Leiva verticalizza molto, Parolo fa tanta legna, è capace addirittura anche nell'inserimento da dietro. Insomma ragazzi, questa la giro a voi tre, a Salvatore e a Giampiero, perché non si può provare sempre sto modulo? È questo, insomma, proviamo, poi va male. Cioè, Giampiero prima ha detto una cosa, l'altro anno in un paio di occasioni in corso d'opera, quando l'ha vista brutta l'ha cambiata a livello tattico. Insomma, non è un dovere di un allenatore, Salvatore, quello di trovare anche delle risorse non solo tecniche ma anche tattiche, cioè delle nuove varianti? Ha risposto prima Pietro, sono i giocatori, i movimenti come li metti in campo, non è tanto il modulo 3, 4, 5, 2, 6, vabbè, quello che tu vuoi. Vabbè, allora parliamo... Col 3-5-2 tu giochi comunque con due esterni, uno alto e uno basso,
è normale, è difficile che col 3-5-2 i due esterni attaccano insieme, quindi c'è comunque uno che parte e uno che rimane un po' più indietro. È raro vedere, come dicono loro, il quinto col quinto. Vabbè, allora, cioè, allora io te la giro da una parte all'altra. Allora io te la giro, Antonio, senti bene, io te la giro così: 4 dietro, da destra a sinistra ti metto Luis Felipe, Acerbi, Bastos, oppure Luis Felipe, Bastos, Acerbi, Radu, i due destri e i due sinistri. Poi ti metto Parola e Leiva davanti alla difesa e davanti quelli che ti ho detto, cioè i quattro tenori. Luis Felipe può fare un esterno alto, ma il terzino oggi per oggi non ha mai fatto il terzino. Proviamo, va bene, si può provare, però non sai i risultati. Radu potrebbe essere Marusic. Parliamo di lui. Allora guarda, potrebbe essere Marusic con Luis Felipe che si alterna con Bastos accanto alla, diciamo, nei due centrali proprio puri, accanto a insomma, l'interprete, cioè, non è che non c'è niente, cioè, anche Lazzari stesso basso a destra nei quattro, guarda che ti dico, si gioca, ma Lazzari basso, esatto. Oggi ho il classico 4-4-2, cerchi gli interpreti per poterlo fare e giochi sacrificando la fantasia in tutto e per tutto, perché noi vogliamo i quattro tenori. Vogliamo quelli che difendono, quelli che attaccano. Allora, ok. Sì, ma io l'ho fatto. Classico, che c'hai la sovrapposizione del terzino con l'esterno che poi deve essere paura a tornare indietro a coprirti in quel caso. Ma io te l'ho fatta però equilibrata, perché è vero che ci stanno i quattro tenori che tra parentesi giocano pure nel 3-5-2, però te l'ho fatta equilibrata, cioè comunque ti ho messo quattro difensori belli tosti, ti ho messo il Leiva e il Parolo che so fior fior dei incontristi, gente che comunque è capace pure coi piedi a reimpostare, fatta davanti ai quattro, cioè te l'ho fatta pure, no, equilibrata, però, non è che è squilibrata, no, ci parliamo di condizione fisica. Leiva e Parolo che tra virgolette non stanno intanto in condizione, sulla carta tutto è fattibile, Macci, possiamo giocare a scacchi, spostiamo i giocatori e rimettiamo con Leiva e Parolo che non sono al 100%. Parte un difensore, un esterno, un terzino. Sei sicuro che lei però l'abbiano piato per 90 minuti e andarla a coprire? Punto interrogativo. Non lo va a coprire, c'è un buco? Rispondi. Ma io, questa è una domanda che mi fai, insomma, credo di sì, ma insomma, comunque, a me sembra. Comunque... Stiamo dicendo oggi. Che Leiva non ce la fa perché il fisico, Parolo non ce la fa perché Parolo non è che non ce la fa. Però Parolo e Leiva insieme davanti ai quattro difensori, ho capito, ma Parolo e Leiva davanti ai quattro difensori, anche perché a sinistra c'è Radu che comunque è uno che è anche bravino in fase quando avanza, non ce lo scordiamo che nei primi tempi quando la Lazio giocava a quattro Radu faceva il quarto a sinistra, quindi voglio dire, a me sembra una squadra che comunque ha il suo perché, ha il suo equilibrio, o sbaglio, Gianpier? E poi pure Antonio, che è rimasto comunque collocato con noi, Antonio. Guarda, ma secondo me gli schemi li fanno i giocatori, dipende come i giocatori si sentono a giocare in un dato modo, ecco. Quindi giocare un 3-5-2, un 4-3-2-1... Secondo me è superficiale, è un schema, quindi... No, io lasciamo perdere lo schema, io ho fatto sta formazione. Allora, non vi piace, ho capito, non vi piace lo schema, i numeri... Bene, i numeri, è chiaro, è per indicare un certo tipo di posizionamento sul campo, no? La parte tattica è come... Allora, non vi piacciono i cosi, io ho fatto una formazione. Che mi dite di questa formazione? Non vi piace questa formazione? Dite sì o no, non vi piace. Tanto è una nostra, è un'opinione, è chiaro, sia ben chiaro, ragazzi. Con Leiva attualmente, come dice Salvatore, secondo me con Leiva e Parola a centrocampo non la potresti fare oggi. E poi dietro di loro non avessi nessuno, perché Berisha è un giocatore completamente diverso, Cataldi idem, e quindi attualmente non avresti i due a fare muro davanti alla difesa per almeno 70-80 minuti, ecco. Insomma, c'è travate, me bocciate sempre tutto, non c'è que... Insomma, vabbè, io reputo che gli allenatori, a me piacciono gli allenatori che cambiano pure il corso alle partite, poi è chiaro, no, che non è che cominci con un modulo e finisci con lo stesso modulo. A me piacciono le squadre, francamente, sono sempre gli allenatori che hanno la mente comunque elastica. Se la partita ti cambia, se l'allenatore avversario ti fa una certa mossa e si mette in una certa maniera, in teoria non è che poi sta sempre, se no famo tutti Zema, giochiamo sempre con quello schema, e i risultati poi si sono visti. Ho l'impressione,
posso fare una critica, ho l'impressione che la Lazio l'hanno un po' sgamata. Un metro più avanti, un metro più indietro, ho cambiato modo con quei giocatori. Sì, però tu non te ne accorgi, basta cambiare. Ho capito, Salvatore, io ho l'impressione pure che un po' la Lazio è stata pure un po' sgamata sotto questo punto di vista, a livello del gioco. C'è qualche cosa che comunque, cioè non è che gli allenatori, mo volevo dire un termine un po' troppo forte che si dice a Roma, è poco radiofonico, insomma, quindi però insomma non è che c'è un anello al naso, ecco, te la dico in maniera molto più leggera. Insomma, prendono delle controindicazioni, ecco perché credo che un allenatore anche in, ma questa non è, non vuole essere una critica distruttiva, attenzione, insomma, si fa per parlare, però insomma un allenatore che a volte durante in corso d'opera, se poi non vuoi partire così, c'hai un'idea tua, ma insomma in corso d'opera di fronte a determinate situazioni che nell'arco di una partita si possono verificare, credo che un allenatore debba a livello tattico, visto che, e qui mi aggancio a quello che aveva scritto Sergio Tommasino, che non mi sono dimenticato e che riprendo, lui dice: noi purtroppo abbiamo i soliti 12-13 titolari e in più l'età avanzata e facciamo sempre campagna acquisti di giocatori non pronti. È una cosa quasi giusta, ma tra virgolette parliamo non di moduli, ma di, in quel caso, di giocatori pronti per poter giocare in qualunque modulo, non nel modulo 3, 4, 5, 1, 2, quello che vuoi. Abbiamo 13-14 titolari, tutti e se sono al 100%, e con cui dobbiamo andare avanti a oggi. Poi speriamo che esce qualche sorpresa, che magari Lukaku si riprende, che il Berisha esce fuori, ma speriamo, certo. Sotto quel punto di vista. Pronti, abbiamo quei 13-14 giocatori, come dice Sergio, certo. E ti ripeto, i moduli, ti ha detto pure prima Pietro, Chedin, sono i giocatori in campo, come diceva Giampiero, cioè basta che lo sposto la Cerbi leggermente più a destra o più a sinistra in quel ruolo, in quel modulo, in quel momento, che da 3 passa a 4, basta che attacco, alzo un po' di più un esterno, e poi magari in fase difensiva quello ritorna e si riposiziona a 5. I moduli puoi cambiare come ti pare a livello tattico, non è il 4 un dogma, o il 5 un dogma, un 3 un dogma. Noi vediamo spesso che basso su Luis Felipe, e ieri a Cerbi quando ha preso rigore si vanno a sovrapporre al quinto d'esterno. Magari in quel caso, no, dallo stadio lo vedi, in televisione forse un po' meno, ma in quel caso c'è uno di centrocampo che va a coprire leggermente la discesa difensore, ma qui deve essere a 3, a 4, a 5. Quindi quando attacchiamo a 5, a 3 con l'esterno che parte, in teoria sono gli esterni, sarebbero i tre difensori, si spostano un po' più sulla parte dove in quel momento si è scoperto, e il centrocampista andrà a fare la copertura. Se poi i giocatori non attuano quei moduli, quei movimenti, esce lì che ti esce il patatrack, che poi ci abbiano sgamato. Siamo una delle squadre che tira più in porta quest'anno, siamo comunque la terza difesa del campionato, ricordiamo che il 30-40% dei gol qualunque squadra li fa da calci da fermo, quindi comunque è anche una statistica. Se noi prendiamo su 5 gol 4 da calcio da fermo, prendiamo forse il 90%, ma il 30%, il 40% ogni squadra segna da calcio da fermo, che è diventato fondamentale. Quindi qualche errore possiamo farlo noi, qualche bravura c'è anche dell'avversario. E detta questa, Massi, io devo comunque lasciarvi un attimo. Vai, va bene, tanto adesso andiamo a chiudere. Faccio rispondere Antonio. Un abbraccio a tutti. Saluto pure Giampiero. Ciao Giampi. E rispondo con Antonio, rimango io da solo con Antonio e vado in chiusura, ragazzi. Un abbraccio. Ciao Giampi. Grazie. Ciao Antonio, ciao Max, ciao a tutti. Ciao Giampiero, un saluto. Dai che rimani, siamo rimasti io e te, Antonio, a farmi compagnia. Ti lascio proprio la chiusura finale, è tutta tua, vai, vai, grande Antonio. Ma io ripeto, a me piace analizzare tantissimo, quello che soffriamo è Milinkovic che deve venire nella nostra metà campo a prendersi la palla, invece no, certo. Deve stare davanti, deve andare a supporto di Immobile, poi di testa sono tutte sue, lui è certo. Una bestia. Cioè, hai ragione. È questo che dispiace, lui è un giocatore che comunque quando può dà tutto a se stesso e se la viene a prendere. E quindi anche se sgaloppate, io dallo stadio, quelle poche volte che vengo, le vedo. Certo. E si va in sofferenza per questo. Certo. Tutta questa situazione. Poi io sono un provocatore, a me piace, lo dico tutte le volte, a me piacerebbe vedere tanto Bastos più avanti. A me piacerebbe vederlo anche, ha dei piedi che mi piacciono tantissimo. Lo sai che tanti tifosi sui spalti, Antonio,
stanno cominciando a dire queste cose che dici te, cioè molti vedono Bastos addirittura, chi lo vede a centrocampo, una sorta di interno, insomma, di fianco a Leiva addirittura, perché poi tra l'altro c'è pure un gran fisico, insomma, è uno a livello atletico di potenza, insomma, è uno che si fa sentire, quindi questo sta prendendo piede. Vabbè, adesso magari adesso stiamo andando probabilmente, però insomma, no, è fanta formazione questo, però effettivamente se vuoi far girare, allora, prima di tutto partiamo dal fatto che io Zaghi lo difenderò sempre, perché comunque ci è proprio laziale, si vede la sua lazialità, la trasmette in campo, soffre insieme alla squadra, assolutamente, hai ragione, la sua zona di comfort, non ci va, deve e questo è il problema. Se lui riesce ad andare fuori da quelli che sono i suoi schemi mentali e dare una possibilità in più a giocatori che magari facendoli ruotare in altre situazioni possono esprimere il meglio di loro, secondo me qualche risultato e qualche punto in più ce la portiamo a casa, soprattutto con le piccole, dove becchiamo sempre, dal punto di vista fisico con le piccole soffriamo. Sì, è vero, è un dato di fatto, non è che ci stiamo a inventare le cose, è un dato di fatto, hai ragione, la Lazio soffre soprattutto con le piccole, soffre le squadre che maledettamente per esempio si chiudono, a volte magari poi si sbilancia troppo e becca dei contropiedi, è un dato di fatto, questo è certificato, hai ragione Antonio, io sono d'accordo, ecco perché credo che forse magari qualche variante a livello in corso d'opera, insomma, non sarebbe un'idea sbagliata, questo l'abbiamo detto. Comunque torneremo a parlare di questo, Antonio, io ti ringrazio che hai chiamato e ci sentiamo, tra l'altro questo esperimento, questa cosa, vedete, mi piace molto interagire con voi che chiamate e facciamo proprio una trasmissione, domanda, adesso magari però domande, botte e risposte, un paio, due, tre domande e andiamo avanti, è bellissima questa cosa, perché poi noi sì, parliamo, andiamo allo stadio, vediamo, insomma, siamo tifosi, no? Che esprimiamo la nostra opinione, è giusto che anche voi dite la vostra, perché comunque poi in un tourbillon di idee qualcosa tiriamo fuori, per carità, poi tanto il mister decide sempre lui, giustamente, conosce bene la squadra, qui nessuno ce l'ha pretesa, però giustamente noi parliamo ed è importante che comunque ognuno di noi dice la propria, giusto Antonio, sei convinto di questo? Guarda, io sono d'accordo proprio sul fatto, si è parlato poco fa che siamo sgamati, è vero, cavolo, cioè 15 anni fa quando giocavo io, non a sti grandi livelli, ci facevano vedere le cassettine delle registrazioni delle altre squadre, figure che adesso con la tecnologia possono vedere qualsiasi tipo di movimento e qualsiasi tipo di statistica, quindi se giochi sempre alla stessa maniera prima o poi ti bucano, è quello il discorso, e finisco la parte tecnica. Mentre una cosa che vorrei sottolineare, non so se ne è stato parlato stasera, è che a fine partita la maggior parte dei tifosi ha applaudito eccetera, e ripeto, per come si era messa la situazione ci può stare, sì attimo, poi va bene, d'accordo, sì, andate a lavorare, corri di qua, di là, insulti. No, questo no, chi è questo? Chi fa questo, insomma, è una cosa. No, questo no. Sì, a un certo punto, che poi per fortuna gli applausi hanno sovrastato quelli che erano i fischi, ma di che cosa ci vogliamo lamentare? Certo. Cioè, due volte siamo andati sotto e due volte abbiamo reagito, Cioè, quindi tanto di cappello, l'applauso mio sono meritati per questo. Poi ripeto, quando c'hai due laterali del genere è un Palacio che comunque quello è un giocatore che è stato in un Inter formidabile, ancora dice la sua, ancora dice la sua, va bene, comunque ragazzi, Antonio, io ti ringrazio, andiamo in chiusura e ti ringrazio veramente di cuore e ci sentiamo presto, voglio che chiami ancora, tanto ormai il numero ce l'avete memorizzato, lo diremo ancora. Insomma, il lunedì questo è il numero da chiamare, poi vedremo di attrezzarci prossimamente anche per le altre due trasmissioni, quella di Max e Vienna il mercoledì e quella del venerdì di Giampiero. Per il momento questo è il numero, a me fa piacere perché poi ecco il lunedì spesso dopo le partite, adesso questa settimana il campionato riposa, però torneremo anche magari il lunedì prossimo, insomma cercheremo di fare anche una trasmissione magari con molte telefonate,
quindi memorizzate il numero, così almeno parliamo insieme. Ho piacere proprio che voi parlate, fate le domande, fate le considerazioni, questo è importante. Grazie Antonio, un grande abbraccio a te e a tutta la Modena biancoceleste, ok? Grazie a voi, grazie per lo spazio, sempre Forza Lazio, buonanotte a tutti. Buonanotte, ciao Antonio, sempre Forza Lazio, grazie. Un saluto ad Antonio, un grandissimo abbraccio. Bene ragazzi, siete stati tanti, intanto veramente Monica Loveri, scatenatissima, grazie per i complimenti, questa trasmissione è iscritta, è sempre più bella, divertente e rispettosa delle opinioni di tutti, complimenti, davvero buonanotte. Grazie a te Monica, un abbraccio anche a Sergio Tommasino che ci augura una buona notte e mi manda un abbraccio, un abbraccio anche a te Sergio e a tutta la Battipaglia Laziale, come detto anche all'inizio, un abbraccio anche a Paoletta, ragazzi siete stati, a Giovanna, veramente un grande seguito, a Michael, insomma un po' di telefonate le abbiamo avute. Sono stato contento di aver allungato questa trasmissione ormai di quasi un'ora, con il che abbiamo fatto di un'ora praticamente, dovevamo chiudere un'ora fa e l'abbiamo portata, avevo detto 10 minuti, ma tra le domande, insomma il botta risposta, abbiamo fatto intervenire anche il grande Giampiero che sta lavorando e ci ha avuto un attimino un momento di pausa e è intervenuto perché doveva dire alcune cose. Quindi niente, vi saluto a tutti ragazzi, abbiamo detto tutto, vi auguro una buona notte, una serena notte, Forza Lazio, è vero ragazzi, anche qui insomma qualche punticino l'abbiamo perso, ma restiamo ottimisti, la squadra, sono d'accordo con Ghedin, non è che mi posso rimangiare tutto quello che ho detto, bisogna essere coerenti, la squadra tecnicamente c'è, probabilmente deve migliorare un po', no? La centralina, ogni tanto le macchine vanno fuori fase, sono le centraline perché le macchine sono buone e quindi se mettiamo a posto questa nostra centralina che è l'aspetto mentale, secondo me facciamo meglio, un pochettino, poi magari se riprendiamo un po' da quello che insomma sono le prerogative della nostra tifoseria, una tifoseria che non molla mai, è sempre presente, massiccia, unita e compatta, e per certi aspetti a livello di tifo molto, molto cattiva, ecco, se i giocatori nostri fanno altrettanto, secondo me i risultati arrivano. Io ripeto, è già passato, insomma ci brucia tutti perché è una vittoria all'ultimo, pensavamo veramente col calcio di rigore di tornare a Roma con i 3 punti, così non è stato. Però nulla è perso, il campionato, come dice Ghedin, è ancora lungo. Molto bene ragazzi, vi mando un abbraccio, notte a tutti, Forza Lazio. Vi ricordo sempre i nostri social, Facebook, Twitter, Instagram, La Voce dei Razziali, per ogni comunicazione. L'appuntamento è mercoledì prossimo, dopodomani, ore 21, con Massimiliano Vienna in voce per La Voce dei Razziali. Buonanotte a tutti e sempre Forza Lazio, sempre. Ciao. Non parte manco più la sigla serale, questa è bella sta cosa. Non parte nemmeno la sigla, mamma mia ragazzi, bene. Oggi non lo so, qualcosa di strano è successo. Qui la sigla, eccola qua, vediamo un po', la facciamo ripartire, vediamo un po' un attimo. Sì. Partita? Parte niente, stasera non parte niente. Tutto bloccato, applicazioni, tutto bloccato. Vabbè ragazzi, è bellissima sta cosa. Stasera veramente di tutto è successo. Allora, facciamo una bella cosetta. Faccio così, vediamo un po' se è proprio un discorso che qui si è tutto scollegato. Vediamo un attimo se riesco, perché a me se chiude senza la sigla mi dà parecchio fastidio. Proprio non parte proprio, non mi si fila per niente. Questo bene, andiamo proprio. E allora, ragazzi, è andata così. Senza sigla, abbiamo fatto 2 ore e 33 di trasmissione. Buonanotte a tutti e forza Lazio. Chiudiamo senza sigla, è la prima volta che succede. Un abbraccio, ciao ragazzi.